Di? E con questa sigla arabeggiante torna Napoli Mondiale. Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra poco in campo Polonia ed Arabia Saudita, che seguiremo nel nostro nuovo format targato Calcio Napoli 24 TV. Gruppo C, questa sera invece toccherà l'Argentina con il Messico. Seguiremo sempre in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra pagina YouTube, alla quale vi consiglio come sempre di iscrivervi e lasciare un like alle dirette. Quest'oggi tra poco in campo la Polonia di Piotr Zieliński, che parte titolare. A breve leggeremo anche le formazioni ufficiali. Il gruppo C che vede paradossalmente l'Arabia Saudita in testa dopo la vittoria proprio con l'Argentina nella gara inaugurale. Squadre in campo in questo momento. Prima però di concentrarci ovviamente su quello che succederà in campo, vado a presentare quelli che sono i miei ospiti di quest'oggi, partendo da Michele Chianese di Radio CRC. Ciao Michele, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e soprattutto complimenti ragazzi, perché fate un lavoro esageratamente bello. Complimenti. Ti ringraziamo. Esageratamente bello è anche Claudio Russo al mio fianco. Ma io lo sapevo, Riccardo, che tu avresti esordito con la prima solidaggine del pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e insomma ci ritroviamo. Forza rabbia oggi, forza no, forza rabbia, perché vogliamo le sorprese qui al mondiale. Assolutamente. Dai. Perché la rabbia, penso che una vittoria sarebbe già qualificata. Assolutamente. Poi sì. Magari con il nostro Manuel Guardasole alla mia sinistra, che saluto e ringrazio, lui sì che è esageratamente bello, andiamo anche a fare una panoramica del gruppo C. Ciao Manu, buongiorno. Buongiorno a tutti, sì esatto, andiamo poi a fare anche una panoramica su quello che è il gruppo C, Ricky, ma penso che sia già arrivato il momento delle formazioni, no? Assolutamente sì, partiamo tra l'altro dalle formazioni ufficiali. Polonia che in questo momento sta cantando l'inno ufficiale, partiamo proprio dalla formazione della Polonia, possiamo anche mostrarvela, perché qui c'è qualche dubbio sullo schieramento, potrebbe essere una sorta di 3-5-2, dovrebbe essere un 3-5-2, però... Ti dico anche che mi sembra strano la posizione di Berezinski. Proviamo insomma a zoomare un po'. Ok, perfetto, così che possiamo vederla tutta. E sostanzialmente Cash e Frankowski saranno a tutta fascia. Davanti a Szczęsny ci sono Kivior, Glik e probabilmente Berezinski, che dovrebbe avere questo ruolo di braccetto destro. E poi, inusuale. Sì, poi spazio a Zieliński, Milik e Lewandowski, un po' più offensiva, se vogliamo, con due punte rispetto alla gara contro il Messico, però comunque ci sono cinque difensori in campo. Assolutamente sì, fasi in un possesso credo che diventi assolutamente una difesa a 5. Poi parleremo anche di Kivior in ottica Napoli, perché sono tante le voci di calciomercato che appunto hanno accostato il difensore
agli azzurri, squadra in campo, quindi nazionali. Riepiloghiamo anche quello che sono stati i risultati della prima giornata. Lo abbiamo detto, l'Arabia Saudita ha battuto a sorpresa l'Argentina per 2-1 in rimonta, pareggio invece nel derby azzurro tra Polonia e Messico. Messico questa sera invece affronterà l'Albiceleste, altro spareggio di fatto poi per l'accesso al turno successivo. L'Arabia Saudita delle sorprese. Io però prima di cominciare, stavo dimenticando, vorrei mandare un grande abbraccio a tutta la popolazione di Ischia, che sta vivendo dei momenti assolutamente difficili per le frane causate dal maltempo, dispersi, si parla anche di morti, quindi da parte di tutti noi di Calcio Napoli 24 un grande abbraccio a tutta la popolazione di Ischia colpita da questo dramma. L'informazione ci impone ovviamente di andare avanti, quindi Michele, io vengo da te, ti chiedo proprio dell'Arabia Saudita delle sorprese. Cioè, a parte il risultato, cosa ti ha sorpreso di più della gara contro l'Argentina? La corsa, il pressing e soprattutto la voglia di vincere. L'allenatore, che ormai il video che è diventato virale, no? Al termine della prima fase del gioco, che incitava i ragazzi arabi, i sauditi, a dare il 100% e forse anche di più in campo, incuranti della presenza di Leo Messi, perché lui diceva: è lì a centrocampo, volete fare una foto, fatevela pure, però state giocando un mondiale, ragazzi, quindi pensate semplicemente alla vostra nazione. Mi è piaciuto l'atteggiamento dell'Arabia Saudita, anche se oggi sono qui per tifare Polonia, lo dico, quindi 1-1. Io vado con l'Arabia Saudita, anche perché voglio sapere la formazione, perché Manuel e non ti pensare che hai detto quella lì della Polonia. Però guarda, io ti dico che Manuel era qui con me anche per quanto riguarda Argentina Arabia Saudita, con Diego Iuno promosso sull'arabo. No, promosso. Anche perché mi sono preoccupato. Sì? Mi sono preoccupato, ho detto: Michele, parliamo di Arabia Saudita. Ho detto: fa la formazione. Parliamo in arabo. No, ci pensa Manuel. Anzi, Manuel, andiamolo proprio a leggere. Sì, allora andiamo anche a vedere con la grafica. Sostanzialmente è una squadra molto simile a quella che ha affrontato l'Argentina. Però, se vogliamo un 4-1-4-1 leggermente più offensivo, comunque meno difensivo di quella che abbiamo visto contro l'Argentina, e diciamo a guidare questa squadra sono come sempre Aldosari, il numero 10 che ormai tutti conoscono, e Al-Shaarawy, prima punta confermata. Potrebbe essere appunto anche una sorta di 4-3-3 come mostrato dalla grafica della Rai, però devo dire che secondo me poi si abbasseranno un po', come abbiamo visto anche contro l'Argentina, sulla linea di metà campo. E devo dirti che di questi, quello che mi ha un po' impressionato rispetto agli altri, anche per l'apporto difensivo e la spinta, è Abdulhamid Saud, sì, che è il terzino destro, o se vogliamo il braccetto anche lì destro della difesa, perché poi uno dei due terzini si alza, e ha fatto un'ottima gara contro l'Argentina. Vediamo oggi quale sarà l'atteggiamento di questa Arabia Saudita. Curioso anche di vedere a questo punto l'atteggiamento della Polonia, perché la grafica poco fa internazionale ci mostrava un 4-2-3-1 con Berezinski, sì, spostato a sinistra, quindi adesso vedremo, una volta che le squadre si schiereranno in campo, quali saranno effettivamente le posizioni dei calciatori polacchi, che diciamolo, al netto della sorpresa dell'Arabia Saudita nella prima gara, partono con i favori del pronostico, no Michele? Oggi penso di sì, anche se poi abbiamo imparato in questa prima settimana di mondiale che ci sono tante sorprese, le squadre giocano una partita fondamentale, sono tre partite di questo girone, tranne il Qatar che è veramente per me imbarazzante come squadra, però ci sono tutte squadre agguerite. Parlavamo prima di entrare in diretta del Canada, parlavamo degli Stati Uniti, e complimenti anche all'Australia che ha vinto stamattina contro la Tunisia. Sono tutte quelle squadre che magari non hanno nulla da perdere, pur giocando, vedi l'Arabia Saudita contro l'Argentina, dicevo, ci capita una volta ogni 4 anni, se va bene, quindi giochiamocela tutta. Ovviamente oggi grande protagonista atteso è Lewandowski, che ha sbagliato un rigore contro il Messico, partita poi terminata 0-0. Abbiamo parlato anche di Tunisia-Australia. Claudio, tu hai avuto il barbaro coraggio di vederla questa mattina. Ma ti dico la verità, la partita, io non ho visto una brutta partita, perché alla Tunisia è mancato, sai, un po' il centravanti, chiaramente inteso come parlavi adesso di Lewandowski, ad esempio. Però ho visto un buon movimento
di palla da parte della Tunisia. L'Australia non è più l'Australia, sai, come tirò di anni fa, Cahill, Viduka, Kewell, una squadra che... Quella che ci fece soffrire come nel 2006. Caspita, nel 2006, è una squadra arcigna, sì, molto più attenta magari alla fase difensiva, concreta. Alla fine è bastato l'episodio per il gol della vittoria. Iniziata la partita, primo possesso per la Polonia, subito un ripiegamento difensivo e palla recuperata dall'Arabia Saudita. Sapete cosa mi sta anche sorprendendo? Secondo me ti stupisce Milik a destra, Mi stupisce Milik a destra, so, vediamo però come andranno poi a schierarsi. Io mi aspetto forse più Milik di raccordo tra Zielinski e Lewandowski, non me lo aspetto proprio sulla stessa linea di Lewandowski, non dico un po' a pestarsi i piedi, anche perché spesso hanno giocato insieme in quella zona di campo, però me lo aspetto forse un po' più dietro da raccordo per dare un po' più di spazio a Lewandowski. Detto questo, no, quello che mi stupisce fino a questo momento nel Mondiale è che magari le squadre che tecnicamente partono un po' più svantaggiate, un po' più diciamo in sordina rispetto ai favori del pronostico, sono quelle che invece fisicamente mi stanno impressionando molto di più, con molta più gamba, molto più pressing, molta più corsa. Cioè un esempio è proprio l'Arabia Saudita, la stessa Tunisia. Ieri vedevo l'Ecuador, per esempio, una squadra che magari tecnicamente non sarà eccelsa, ma stanno facendo la differenza proprio, Michele, con l'intensità di gioco, quindi magari anche una preparazione diversa, che ha portato a tanti risultati a sorpresa fino ad ora. Sì, saranno anche forse abituati a giocare più partite in questo periodo, una preparazione differente rispetto a quello che è il clima. Di solito le squadre europee in inverno si fermano, tranne ovviamente per quelli che sono i paesi che iniziano il campionato un po' prima, perché in inverno fa freddo, piglia i paesi scandinavi, no? La Norvegia, certo, per esempio, termina il campionato. Se fanno il campionato tipo marzo, esatto, novembre, come il campionato russo che è fermo, esatto. Però ovviamente la Russia in questo momento fa storia a sé. Fa storia a sé, esatto. O un campionato a parte. Un campionato a parte, proprio in tutti i sensi. Però a parte questo, penso che sia anche una questione di preparazione atletica, che poi ragazzi, preparazione atletica trova il tempo... 20 giorni si sono preparati, esatto. Le big si sono preparate in 20 giorni. Esatto, per questo, tranne il Qatar che ci ha messo 6 mesi per stare tutti insieme, 5 giorni per uscire dal mondiale, no, veramente complimenti a loro. Mica tutto il culo dell'Arabia Saudita che buttano l'Argentina e hanno la Rolls Royce. Esatto. Ma in tutto questo ragazzi, veramente 26 auto di lusso regalate ai calciatori, anche quelli che erano in tribuna si sono trovati adesso una macchina di lusso regalato dall'emiro arabo, che ha indetto anche un giorno di festa dopo la vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina. È un po', io lo dicevo in radio il giorno successivo a questa notizia, è un po' quello che potrebbe accadere a Napoli se dovessimo vincere qualcosa di bello a maggio. Noi altro che un giorno di festa, noi faremo un anno di festa, visto che festeggiamo ancora uno scudetto. Finalmente ci prendiamo l'anno sabbatico, Claudio. No, pensavo De Laurentiis che pagasse 26 auto di lusso giocatori, la vedo un po' difficile. No, saranno loro a pagare la di lusso al presidente. Qualche cofanetto, sai, di Cinepanettoni, quello magari c'è sempre. Poco fa hanno inquadrato anche, ormai una delle star di questo mondiale, caro Manu, l'allenatore Renard dell'Arabia Saudita. Tra l'altro l'Arabia Saudita che fino a questo momento, in questi primi 3 minuti, penso che abbia approcciato bene la sfida, sempre molto, molto aggressiva. Guardate qui il pressing fino all'area di rigore della Polonia. Renard, che ti dicevo poco fa, mi ricorda, non so se magari me la trovi pure la foto, quell'attore di Game of Thrones, dei Lannister, cioè è identico, impressionante. Si è reso poi protagonista, Claudio, Michele, di questo, diciamo così, intervallo di fuoco nello spogliatoio dell'Arabia Saudita, perché l'Arabia era sotto 1-0, stava nel primo tempo subendo l'Argentina con diverse occasioni, il gol annullato a Lautaro Martinez, e quindi ha dato però uno scossone nell'intervallo, tant'è che magari dopo andiamo a beccare anche il video. Ha detto di fatto, con traduttore annesso perché lui parla inglese, siete scesi in campo per farvi la foto con Messi, ve la potete fare anche dopo, dovete essere più aggressivi, non è che arrivate lì, ve li guardate e ve li lasciate andare via, dovete essere più aggressivi, lo ha detto con un tono bello, bello carico, insomma la squadra poi ha recepito alla grandissima. Da quel momento in poi abbiamo visto un'altra Arabia Saudita. Sarebbe bello anche trovare questo video, perché il traduttore non ci mette la stessa enfasi dell'allenatore. Cioè, l'allenatore è tutto bello,
tosto, ecco, passatemi anche il termine, incazzato, lui invece con calma, con una flemma davvero unica e rara, traduceva le parole dell'allenatore. Però un messaggio recepito, come no? In campo è scesa un'altra squadra che ha dato due palloni all'Argentina e adesso si gioca quella che potrebbe essere una storica qualificazione. Una vittoria, dovrebbero essere di fatto qualificati, anche perché poi dipenderà anche questa sera. Ricordiamo, l'Argentina a 0 punti, il Messico a 1 insieme appunto alla Polonia, l'Arabia Saudita invece è a 3, in caso di vittoria andrebbe a 6, di fatto andrebbe a blindare quello che è il passaggio agli ottavi di finale. Sarebbe davvero un'impresa storica. Caro Claudio, Piotr Zielinski che sta giocando, diciamo, in questo momento anche lui un po' basculante tra il centrocampo e la zona di sottopunta. Qui si fa vedere sulla sinistra, attenzione, azione pericolosa, cross proprio di Zielinski, attraversa tutta l'area di rigore, poi recuperato dalla destra, parte un crossaccio, il portiere... Sbaglio, si è schiantato sul palo, no? Si è schiantato sul palo, anche il portiere dell'Arabia Saudita, e dopo magari Manu mi ripeti anche il nome, perché io faccio leggera fatica, eccolo qua con Arkadiusz Milik, no, sembrava più doloroso. È più Milik che va nel palo. Al Ovais, ma mi dimenticherò facilmente del cognome, non me ne vogliono i miei amici della Beh, se vuoi puoi fare come la Corea che l'altro giorno aveva portiere e quattro difese tutti Kim. Sì, effettivamente penso sia il video più visto di tutti i mondiali, anche più del gol di Richarlison del Brasile, che fino a questo momento è stata davvero la perla di questi mondiali. No, ti chiedevo di Piotr Zielinski. Claudio, tu che sei l'uomo della tattica a Calcio Napoli 24, come cambiano i compiti di Piotr Zielinski nella Polonia, in questo caso in questo schieramento che mi sembra essere forse davvero un 4-2, anzi no, stanno giocando in linea, quindi forse davvero 3-4-1-1-2 come visto prima, rispetto a quelli che sono i compiti del Napoli? Beh, oddio, considerando che hai già esagerato dicendo che sono un uomo della tattica, quello è di Noviola, lo sai, e lo sa anche lui, però è ovvio che giocare in questa Polonia dove Robert Lewandowski è la calamita di ogni gioco... fa fare a Zielinski, così come agli altri calciatori, chiaramente un compito totalmente diverso. Lo vediamo comunque dover fare da raccordo con il duo di centrocampo, sapendo di avere gli uomini sulla fascia. Io non so quanto sia possibile per Zielinski fare quei triangoli che spesso abbiamo visto fare nel Napoli di Spalletti con il terzino e con l'esterno sinistro sulla fascia. È chiaro che giocando più centrale mi viene in mente un po' lo Zielinski che giocava, si alternava con Hamsik ai tempi di Ancelotti, oppure con lo stesso Gennaro Gattuso quando c'era spesso un 4-2-3-1. È chiaro, compiti diversi. Guarda, dicevamo prima anche l'altro giorno con Ciro Giustiniani, dovessero uscire quanti più azzurri possibile la fase a gironi, buono, a me va bene, buono. E credo che anche Spalletti, sì, ok, giochiamo il mondiale, fate bene, però se tornate a casa. Poi diciamoci anche la verità, io credo che nessuna delle nazionali degli azzurri abbia velleità di vittoria finale. L'Uruguay sulla carta la trovo una squadra forse un po' più competitiva rispetto alle altre, tanto impressionante il pressing che mette la rabbia. Senti, ma a me piacciono proprio assai, cioè la Polonia... Claudio, infatti a proposito di questo, guarda la sfacciataggine con cui in campo, ma anche i tifosi, affrontano questo mondiale, vedi, dopo che avevano fatto lo striscione Where is Messi, lo cancellano perché ormai archiviata e vinta quella gara. Where is Lewandowski è la nuova sfida di oggi dei tifosi della Roma. Magari cancellano questa, poi col Messico, Where is Lozano. Where is Lozano, noi ci auguriamo, Where is Lozano, tornato in Turchia. Detto questo, calcio d'angolo in questo momento, se non vado errato, quando siamo al nono minuto di questo primo tempo, nettamente meglio l'Arabia Saudita, Claudio mi sembra davvero in palla, intanto qui continuiamo a vedere quelli che sono gli amici arabi. Tra l'altro io su internet, Manu, ho visto anche le esultanze da casa, un po' come stiamo facendo noi,
il salotto, mettiamola così, tifosi arabi totalmente impazziti. Ho visto addirittura tifosi arabi che dopo la vittoria dell'Arabia Saudita hanno distrutto una televisione, hanno lanciato cose per esultanza. Per gioia poi. Per gioia, per sì, gioia, esatto. Esattamente, tutti quanti, poi tra l'altro fior fior di televisioni, quindi non quelle TV piccoline. Come se fosse un occasione problema. Proprio per Zelischi, sì, eh? Esattamente. Come che non ci è arrivato per pochissimo. Come se fosse poi per loro un problema comprarne un'altra, scendere infatti, di casa. Quella famiglia adesso sta già guardando il mondiale, questa partita, con un altro televisore. Più grande. Esatto, più grande ancora, per romperlo meglio. Sì, allora, intanto io vado a salutare il nostro Emanuele Bernardo, Biagio Barone, Vittorio Bernardo in cabina di regia. Se ci sono anche comunicazioni, ragazzi, possiamo andare tramite telefoni e cellulari, messaggi magari con i diretti interessati. Ricky, a proposito della prestazione, sì, di Zielinski, arriva già qualche commento da colleghi polacchi su Twitter non entusiasti, diciamo, oltre che per i 10 minuti della partita attuale, anche per quello che ha mostrato sinora, soprattutto nella prima partita. Possiamo mostrarlo, quello che è un commento di Piotr Majrask, credo, più o meno, e dice Zielinski non sa ancora cosa sta succedendo intorno a lui, comunque anche il resto della squadra non è che sta facendo benissimo, però insomma è evidente che c'è questa sensazione, anche poi magari fra primo e secondo tempo avremo un collega polacco, sì, che ci può raccontare quella che è la sensazione che hanno lì, sì, però è chiaro che in Polonia quando parli di Zielinski si chiedono sempre ma come mai col Napoli è così protagonista? E in nazionale non riesce? Vabbè, anche noi ce lo chiedevamo due anni fa. Ragazzi, però, Molti se lo chiedevano di Insigne, quando segnava in nazionale, volevo fare il cattivo perché non è così, anzi io saluto tra l'altro Lorenzo Insigne. Tanti si chiedevano, però in nazionale fanno i fenomeni, poi a Napoli dipende, attenzione questa palla lunga, è stato in fuorigioco, gioco fermato. L'arbitro brasiliano mi ha detto, sì, giusto? L'arbitro Sampaio, come Cesar Sampaio, come mi ricordava poco fa il nostro Claudio Russo. Noi che siamo giovani. Però Claudio, scusami, abbiamo anche detto che Sampaio ci ricorda Sara Sampaio, anche, sì, che è una top model mondiale, ragazzi. Più gradevole rispetto al Cesar Sampaio, che era, esatto, un medianaccio. Esatto. Non bellissimo, considerando la dote e la tecnica dei brasiliani. Altre doti, mettiamola così. No, poi più che altro per quanto riguarda la Polonia, Manuel mi forniva un assist poco fa. Leggevamo i commenti anche di colleghi polacchi, giustamente preoccupati, perché a prescindere da quelle che sono le prestazioni, questa di fatto è uno spareggio per la Polonia, perché poi nell'ultima giornata, attenzione alla partita. Guarda. Insomma, ragazzi, questa Arabia Saudita... l'abbiamo definita sorpresa nella prima giornata, è iniziato molto molto bene anche qui, magari possiamo anche togliere, vediamo come poi termina questa partita, il termine sorpresa, però ti dicevo, la Polonia è bella parata fatto, di Szczęsny, molto difficile. Szczęsny, tra l'altro la vedi all'ultimo perché ci sono due, sì, difensori davanti, guarda da qui, da dietro, lui, con la mano destra. Polonia che tra virgolette non ha un domani in questo mondiale qualora non dovesse vincere, perché l'ultima partita Michele poi affronterà l'Argentina, che è chiamata ovviamente a cambiare volto già a partire da questa sera. Esatto, l'Argentina adesso deve vincerle entrambe per andare avanti in questo mondiale, e la Polonia deve vincere questa partita per sperare poi in risultati a favore nell'ultima giornata di questo girone C. Girone C che sta per campioni, giusto? C per campioni. Dici tu, quella che esce, quella che vince il girone e poi vince la Coppa del Mondo. No, però no, quando no. Vince l'Arabia Saudita, eh. Sarà un mondiale delle sorprese, può darsi. Sì, noi ne parlavamo anche in redazione. Difficile pensare a una sorpresa magari poi vincente, come magari fu il Leicester, eccetera, eccetera, ad un mondiale, perché bene o male sono sempre quelle nazionali che alla fine sono andate a vincere un mondiale. Però se mi doveste indicare in questo momento una sorpresa, magari una squadra un po' più di terza, quarta fascia, che può fare più strada in questo mondiale, probabilmente dovremmo vedere quelli che sono gli accoppiamenti. Però a parte l'Arabia Saudita, ce n'è una in particolare delle cosiddette outsider che vi ha sorpreso più di tutto? L'Iran? Finora l'Iran, forse. L'Iran sarebbe anche una bella storia. Tra l'altro l'Iran che si gioca la qualificazione l'ultima giornata contro gli Stati Uniti. Esatto. Quindi lì si va a fare un po' di mix di politica. Effettivamente è una squadra che
che forse ha strappato, o meglio, che è entrata nei cuori di tanti tifosi, soprattutto magari noi italiani che non abbiamo l'Italia al mondiale, quindi ci sono tanti napoletani che tifano Argentina, tanti altri invece se ne fregano e hanno indicato come l'Iran magari squadra simpatia proprio per tutte quelle che sono le vicissitudini politiche di questa squadra. Chissà poi se magari questo mondiale può aiutare anche a cambiare un po' le carte politiche, le storie delle nazioni. Si parlava tanto di questi diritti negati in Qatar, così come magari anche in Iran. Anche lì non dobbiamo dimenticare che c'è qualcosa di storico, attuale, che sta accadendo: la repressione contro le donne, tanta violenza nella popolazione. Speriamo che il calcio possa aiutare magari anche a cambiare un po' il corso della storia. Io prima dicevo anche gli Stati Uniti d'America, anche l'America mi piace come squadra, anche se poi non vedo un grande attaccante che possa metterla dentro e soprattutto dare una svolta a questa squadra. Però alla fine, secondo me, vince sempre una delle solite nazionali, anche perché 22 edizioni. Questo è giallo, però, già il secondo. Secondo giallo in pochissimi minuti. Prima Kivior, adesso vediamo un po' di Cash. Cash, che non è Johnny Cash. Cash mi piace come parola. Manca sempre. Per quelli che ce l'hanno. Più che come parola, piace proprio materialmente. Esatto, per quelli che ce l'hanno il cash. Però. Esatto. Intanto seconda ammonizione in pochi minuti, si sta un po' incattivendo il match tra Polonia e Arabia Saudita, proprio perché l'Arabia Saudita in questo momento non sta facendo giocare la Polonia, possiamo anche dire così, vanno a pressare, lo sviluppo di manovra dei polacchi è abbastanza farraginoso e quindi in questo momento secondo me sta andando in porto quella che è la tattica utilizzata da Reinhardt e dalla sua Arabia Saudita. Qui vediamo i tanti tifosi dell'Arabia Saudita e c'è un calcio di punizione quando siamo ormai al quasi 17° minuto sulla sinistra per l'Arabia Saudita, che anche fisicamente, caro Claudio, ne abbiamo parlato di intensità e ok, di pressing, ma sono tutti belli piazzati, cioè sono tutti alti, sono tutti forti fisicamente, soprattutto i difensori. A te che con l'Argentina l'albiceleste si ostinava a metter palla in mezzo, arrivare sul fondo magari con Di Maria, però lì non ne hanno presa una quegli argentini, tutti i palloni dell'Arabia Saudita. No, infatti è una delle squadre più interessanti proprio di questi primi giorni di mondiale, anche perché sono quelle squadre che noi conosciamo un po' di meno. Hervé Renard è un allenatore di culto, ha vinto due volte la Coppa d'Africa, è un giramondo. E lo abbiamo visto, come dicevo prima pure con Michele, il video, sai, nello spogliatoio. È chiaro che a squadre che non possono avere doti sterminate di talento devi sopperire con l'organizzazione. E allora quando hai l'organizzazione chiaramente devi sopperire così. Ed è chiaro che non credo che troveremo la giocata, sai, il colpo di tacco, la Veronica alla Quarazcheglia o il tiro da 40 metri, Michele, per quanto sì. Riguarda l'Arabia Saudita. Però io vedo, non voglio fare parallelismi con Napoli, però io vedo una squadra che ogni giocatore sa quello che deve fare. Esatto, giocano tutti, tutti aiutano tutti. Li vedo che corrono su ogni palla, li vedo che se uno a centrocampo perde palla c'è subito qualcuno che va lì a rinforzare la mediana, così come magari vedi in questo caso raddoppio di marcatura in difesa per recuperare pallone e spingere in avanti. È una squadra organizzata, è un po' come dicevi tu, non c'è il leader, il grande nome, il fuoriclasse che però... Che magari non conosciamo noi, però... Ah, magari ci sarà lo stesso, esatto, però... Tutti i giocatori che fanno parte del campionato arabo, forse il campionato saudita, lo leggevamo l'altra volta. Sì, è l'unica nazionale che ha tutti i giocatori che giocano in... Penso, se non l'unica, nel proprio paese. Forse al massimo ne saranno in due, però non so il Qatar se c'è qualche giocatore che gioca fuori, però non saprei. Stavo vedendo le statistiche, però noi stiamo vedendo in questo momento un altro ammonizione, così, mi è Milik. Terzo giallo, vediamo qua, fallo di Milik. Preso il pantalone. Pantalone direttamente. Tre ammoniti in davvero pochissimi 5 minuti. L'Arabia Saudita ha 62% di possesso. Cioè, manco a dire la squadra che si chiude in difesa e arriva. Giocano, vanno in pressing,
tra virgolette, distruggono la manovra avversaria e cercano il recupero palla molto alto, quindi hanno davvero un'identità ben precisa. Quello che per esempio mi aveva colpito contro l'Argentina era il fuorigioco che partiva molto alto. Sempre stati con linea altissima. Tu giochi contro l'Argentina, Messi è un fuoriclasse, è veloce e quant'altro. E loro, a prescindere dal nome che avevano contro o dai nomi che avevano contro, l'hanno... Occhio a Cash qui. Cash ha fatto un fallo che poteva costargli... braccio largo, già ammonito, qui ha rischiato tanto. Qui rischia tanto. Forse sai, si salva perché non gliela dà completamente in faccia, ma arriva sul... Sì, più che altro vorrei vedere, stava guardando il pallone forse Cash, però ha rischiato davvero davvero tanto. Non credo che qui in questo caso... si possa... No, solo se è rosso diretto. Sì, quindi non credo assolutamente, non c'è l'ausilio del VAR. E per protesti ha ammonito anche Al Malki. Tra l'altro, dicevi prima della suddivisione dei calciatori, possiamo anche mostrare quella che è la lista. Praticamente sono quasi tutti fra l'Al Hilal e l'Al Nasr. Sì. Dall'Al Hilal arrivano Al-Dasari, Al-Faraji, Al-Malki, Kanno, Al-Sheri, Al-Sharani, Al-Boleani, Abdulhamid, Al-Ovais il portiere, Al-Break, Al-Dasari e Otaif. Quindi praticamente sono quasi tutti dall'Al Hilal. Otaif mentre... che è l'unico che non inizia con l'Adra. Esatto, no? E poi c'è l'Al Nasr che anche ne ha sei. Quindi poi sono praticamente tutti dal primo campionato dell'Arabia Saudita e solo due calciatori addirittura della Serie B. Addirittura saudita della serie B saudita. Sì, sono il portiere. Sarei curioso di vederla una partita della serie Mamma B. Mamma mia, sarei curioso di vedere proprio una partita di serie A. Anche quello. A noi piace il brivido, noi addirittura con la B vogliamo. Noi siamo quelli che hanno visto Tunisia Australia alle 11 del mattino. Quello sei tu. Quello sei tu. Noi non coinvolgerci. Visto un po' anche Galles Iran, Galles Iran l'ho visto. E il Galles è inguardabile. Lo visto ieri in redazione. Se fosse il portiere del Galles, che poi si lamentava da... perché? Perché è uscito a valanga. Vabbè, ma ragazzi, ma il portiere del Galles, NSI, se non sbaglio, qualche tempo fa, adesso magari Manuel pure ci può aiutare, venne scagionato dopo aver fatto un gesto, io pare il saluto fascista. Perfetto. Perché è troppo ignorante, proprio definito troppo ignorante. Sì, la, per me la ricordo quella. Lui tra l'altro si è scusato dicendo non sapevo fosse il saluto. Sì, 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 sì. Ragazzi, nel frattempo posso dire che si sta bene qui perché mi avete messo una stufetta qui al mio fianco, un po' da vecchietto, e quindi onde evitare di mettere il play da addosso mi avete messo la stufetta. Anche perché qui fa freddino solitamente, stamattina un po' meglio. Non so se si nota che da questa parte sono abbronzato. E qui sono... Ma magari gliela possiamo spostare un po' più là. No, che scherzo, che si sta molto bene. Penso che forse un po' di freddo lo sentiranno i polacchi, per la temperatura, ma... Se non segnano, vedo un Lewandowski un po' nervoso, inizia a essere un po' nervosetto. Ma è un Lewandowski paradossalmente diverso, cioè ne siamo abituati a vedere Lewandowski prima al Bayern Monaco e ne faceva 5 in 7 minuti ne fece una volta. Sì, al Dortmund, mamma mia. Lewandowski, quest'anno al Barcellona sta facendo un po' più di fatica, età che avanza, sistema nuovo, attenzione intanto all'Arabia Saudita, che entra in aria, prova il cross ribattuto. Oh, sono sempre pericolosi comunque quando recuperano palla e ripartono in contropiede. Detto ciò, io ringrazio come sempre il nostro Biagio Barone, Emanuele Bernardo. Ricky, io sai cosa vorrei vedere? Vedere Claudio vestito come questi tifosi che stanno andando allo stadio per Polonia, Arabia Saudita, vedi? No, non male, non male. E invece ho trovato anche quella notizia di cui parlavate, ovviamente non mostriamo le immagini, però il fatto è questo qui, ovvero che in un momento con i suoi amici si scatta questa foto su Instagram, ecco, e praticamente lui si difende dicendo che era agitato, stava gridando alla persona che scattava la foto e sostanzialmente è uscito fuori nello scatto questo saluto. È stato scagionato, però insomma ci furono un po' di polemiche. Era tra l'altro, era lui al Crystal Palace, diciamo, quando è accaduto il fatto, ma il fatto risaliva in seguito ad una gara vinta in FA Cup contro il Grimsby Town, squadra di League Two. Ma come venne definito? Proprio troppo ignorante? Sì, esattamente sì. Brutta cosa, però questa palla essere conosciuto prova, così. Prova ad arrivarci, credo, proprio Piotr su questo. Troppo ignorante per sapere cosa sia. Nel senso di
che lui ignora. Ignorava. Sì, ignorante nel senso che ignori. Ti potrei fare all'Aldo Giovanni Gio imbecille nel senso che imbelle. Beh, ovviamente. All'Aldo Giovanni Gio. Salutiamo anche il magico trio, che sicuramente ci stanno seguendo per Polonia, Arabia Saudita. Comunque lo sai che questa Polonia fa veramente... è brutto da dire. Sì. No, sì, stavo esagerando, ma ci siamo capiti. Ma credo che mi avresti dato ragione. No, sì, in questo momento tra Messico e questi primi 25 minuti, poca roba. Giochi con due prime punte, lanci lunghi davanti, con tutto il bene. È chiaro, sei forzato a fare questo tipo di gioco perché il talento però non hai manovra. Davanti. Ma no, non hai manovra. Zero. Così proprio cioè, nemmeno Zielinski sta facendo lo Zielinski come lo... Claudio, ma perdonami, con chi può farlo Zielinski, lo Zielinski? Cioè, con chi scambia? Cioè, non c'è nessuno che ha la velocità di pensiero. Ci prova qui, attenzione. Paradossalmente con Milik, il problema è che devi sfruttare le fasce perché tu giochi a tre dietro esatto, e quindi hai... Esatto. Sì, però secondo me, Claudio, vedi, tu dici scambiare con Milik, perfetto. La linea 2 te li copre gli spazi. Esatto. Quindi tu non hai spazio per andare a fraseggiare, a meno che non trovi una difesa che fino a questo momento però è stata molto attenta, anche nella partita con l'Argentina, è davvero sempre molto disciplinata la difesa dell'Arabia Saudita. Quindi è davvero difficile creare quell'azione, sai, magari... al limite dell'area di rigore, scambio veloce 1-2 e li becchi, diciamo così, disattenti. Attenzione, qui però il colpo di testa è solo così la possono sbloccare. I calci piazzati ci ha provato Bielik, colpo di testa, botta sicura, deviato, vediamo da... dal numero 11. Dal difensore, dal numero 11, anche se il portiere credo fosse sulla traiettoria, quindi forse l'Aive sembrava un po' più angolata. Però occasione per la Polonia, questo è un bel salvataggio. Sì, è Al-Sheri, la prima punta. Di Al-Sheri, esatto. Tra l'altro angolo battuto da Zielinski che lo batte di nuovo. E nulla da fare questa volta e occhio alla ripartenza dell'Arabia Saudita, che abbiamo visto quando riesce a distendersi può fare effettivamente molto male. Stavamo parlando di Lewandowski peccato. Prima. Delle difficoltà, Michele, che sta avendo in questa prima parte di stagione. Lui ha voluto a tutti i costi il trasferimento al Barcellona, guerra aperta con il Bayern Monaco in estate, sembrava profilarsi anche magari un anno in tribuna al Bayern Monaco, poi le parti sono venute diciamo a più miti consigli e lui è andato al Barcellona. Non è il Lewandowski però a cui siamo abituati, sta faticando un po' di più al Barcellona. Un po' forse è quello che hai detto tu, l'età che avanza e forse anche il nuovo modo di gioco con il Barcellona, però poi vederlo in nazionale dove fa fatica davvero a toccare un pallone, a rendersi pericoloso, è vero anche che al Bayern Monaco hai fiorfiori di campioni alle tue spalle, così come magari anche al Barcellona. La Polonia, con tutto il rispetto, non ha tutti quei grandi nomi che si possono trovare negli 11 o del Bayern Monaco o del Barcellona. Sarà anche che i calciatori arrivano da due anni continui, certo, non dobbiamo dimenticare vero. Questo loro sono stati sottoposti a veri e propri stress fisici, un mondiale giocato poi in inverno è veramente la ciliegina sulla torta dopo due anni tra COVID. Io la continuo a definire una follia è una follia tutto quello che poi abbiamo imparato in questi ultimi mesi, dai tanti morti che ci sono stati nella costruzione degli stadi a un mondiale fatto magari di tangenti, regalie varie date a chi di dovere. Forse anche questo, tanti calciatori stanno adesso risentendo questi ultimi due anni, li risentiamo noi ragazzi, figuriamoci loro che sono costretti a giocare ogni tre giorni, poi è pur vero. Questi guadagnano un sacco di soldi, questo fanno nella vita, sono dei professionisti, vengono pagati per questo, ma non sono macchine. Cioè, anche il fisico la macchina, quello comunque. Il fisico quello è. Anche la macchina, se noi ci diamo dentro ogni giorno e maciniamo chilometri su chilometri, la macchina è destinata prima o poi a usurarsi, a rompersi, a doversi fermare per essere riparata. A consumare di più. Esatto. Penso che i tendini, i muscoli, le ginocchia e soprattutto poi la testa, perché tutto ruota lì, poi dopo un po'. Esatto, lo risenti. Tra l'altro io ho una notizia dell'ultima ora, c'è un incendio che possiamo anche mostrare nella zona attorno allo stadio che ospiterà la gara di stasera, quindi fra Argentina e Messico. Ci sono stati insomma un po' di momenti concitati in zona, però sembra essere già superato. Fumo nero tra l'altro. Sì, è molto vicino allo stadio che ospiterà la gara di stasera,
è a Doha, però insomma, leggendo un po' di news in giro, ho già letto che bene o male non si conoscono le cause, però nulla di gravissimo. Grazie Manu per questo aggiornamento. Non è che Manu, altri. C'è anche un giudizio sul look di Michniewicz, l'allenatore della Polonia. Vediamo. Intanto... Che ha veramente il solito look di dell'esattore delle tasse che ti viene a contestare i pochi centesimi che magari non paghi le tasse, non è versato. Tua, io non ho ancora versato tasse, quindi vediamo. Se non dovessi pagarle, mi si presenta lui alla porta e dirà: Salve, lei adesso viene con noi, viene a pagare su. Claudio, esatto. Invece, bel gesto prima della partita da parte dell'Arabia Saudita, che ha mostrato, è entrato in campo con la maglia di Yasser, che si era infortunato nella gara, lo ricorderete, contro l'Argentina, sì. E che salterà il mondiale praticamente. La lesione è abbastanza importante, quindi non giocherà altre partite, diciamo, poi non so quanto potrà andare avanti, però hanno voluto omaggiarlo di questo gesto. Yasser fatto male. Sai, scusate ragazzi, ogni tanto mi esce. No, scusa, perché questo è il bar. Esatto, questo è il bar. Poi c'è bar, se vedi la... Cioè, poi arriva un po' d'acqua. Ma è arrivato Credendino e non ha portato nulla. È arrivato Vincenzo Credendino. Vincenzo Credendino, ho fatto finta di non vederlo, e dopo avrà portato, sai, qualcosa. È entrato in sordina, perché io non me ne ero accorto. Ci dice alla Ronaldo così: Calmi, ci sono io qui. Poteva fare anche l'esultanza. Anche l'esultanza. Immagino che la fa qua davanti a noi in diretta. Allora, qui a Napoli Mondiale tutto è lecito, tutto è concesso. Io proprio quello. Se l'altra dico. Volta, durante Corea-Uruguay, abbiamo imparato le parolacce in coreano, anche l'esultanza di Vincenzo Credendio in diretta è ben accetta. Ricky, non ti piacerà invece vedere le statistiche di questa partita? No, effettivamente partita bene, poi per il resto, ma noi le stiamo beccando tutte. Sì, cioè, siamo per gli scommettitori, siamo la gatta nera di qualsiasi partita facciamo. C'erano Giustiniani, Uruguay, Corea 0-0 scritto nel primo minuto, finita 0-0. Siamo la gatta nera delle, sì, giocatevi per l'under. Chi scommette, insomma, le partite che trasmettiamo noi, bell'under. Qual è la prossima che io stasera direi... Argentina Messico. Ah, come fa? Vabbè, però chi lo sa, io partirei dagli expected goals, perché sì, 0.06 per entrambe. Mamma mia, che è una penuria, è clamoroso. E poi ci sono il 59 e il 41% di possesso palla a favore dell'Arabia, che ha tirato anche più in porta. Zero tiri in porta per quanto riguarda la Polonia, solo quella deviazione di Al-Shiri, sì, sul calcio d'angolo di Zielinski. Tiri bloccati 2, cartellini gialli 3 per la Polonia, ma veramente pochissima roba. Sì, anche i passaggi, se vedi, per quello a cui siamo abituati noi di partite europee o comunque di un livello leggermente più alto di quello che stiamo vedendo adesso, 108-153, pochissime. Veramente si è giocato poco, un'emozione per parte, un'occasione per parte, mettiamolo così, poi per il resto davvero poca roba, ma ormai siamo abituati, caro Claudio, insomma, come alla bruttezza, a partite poco emozionate. Una Spagna, un'Inghilterra, dobbiamo fare la Spagna a vedere se facciamo la Spagna, se c'è la Moria, finisce 1-0 per ma anche per Germania-Giappone era molto bella, divertente. Vediamo un po', oh. Lewandowski, ragazzi, però c'è anche da dire che Lewandowski appena tocca palla sono in tre, su Lewandowski, cioè viene triplicato, il difensore arabo ci mancasse, oppure forse è stato il mondiale, ha perso il posto all'ultimo, però effettivamente è sempre, davvero sempre triplicato. Io non è che sono, magari mi direte di parte, fino a questo momento la Polonia l'unico che mi sta convincendo di più è proprio Zielinski, magari sta svariando un po' di più per il re, sì, non che stia facendo chissà che cosa. Tra poco parliamo di Kivior, caro Claudio, perché a proposito di Napoli si è parlato anche di mercato, ha costato il difensore polacco agli azzurri, tra poco vengo da te a chiederti anche quelle che sono magari le sue caratteristiche. Più che altro vedevo, forse la Polonia è la squadra più rappresentata della Serie A, se non vado... Ma credo anche la Serbia, Serbia. Poi forse la Polonia. Cioè, sì, la Serbia, sì, credo prima la Serbia, perché veramente praticamente quasi tutti nel secondo tempo con i cambi erano 7 addirittura. Tra l'altro, ragazzi, io ho visto ancora una volta Vlahovic. Mamma mia. Anche per chi lo ha preso a fantacalcio come me. Ricky, posso dire una cosa? Pietoso. No, pietoso, sì, è la parola esatta. Pietovic. Io non so se è un problema suo, se... Sicuramente alla Juve è poco valorizzato Allegri e su questo ci siamo, però sembra davvero il lontano parente del centravanti della Fiorentina, ha delle difficoltà
Ma anche a scambiare con i compagni semplicemente un passaggio, vedi, no, tipo, non riesce proprio. Un'azione del genere qui sulla fascia ieri ha colpito l'avversario, è caduto, è scivolato, cioè ho visto cose indecenti. Ma ha giocato anche con Mitrovic in coppia? O sì, ha giocato da è entrato nel secondo tempo in coppia con Mitrovic. Mitrovic sostanzialmente non Mitrovic dico che... non aveva toccato un pallone fino a quel momento. Non dico che siamo ai livelli di Milik Lewandowski, che non dico che si pestano i piedi, ma stiamo là. Qui attenzione, che è successo? No, un fallo in attacco. Però era una buona occasione per Lewandowski. Sì, io ho visto Brasile Serbia e devo dire la verità, io dall'inizio avevo il Brasile posto, diciamo, come favorita per questo mondiale. È la squadra che mi ha divertito di più, dobbiamo anche valutare l'avversario, perché sai, dici, cavolo, però la Spagna ha fatto 7-0, sì, con la Costa Rica. Però poca roba. L'Inghilterra 6-2 con l'Iran, che poi si è dimostrata anche una buona squadra, però diciamo un 6-2 non così come la Francia, 4-1 all'Australia. Sì, però invece però il Brasile 2-0 con la Serbia. Ma il Brasile lì davanti è impressionante, cioè ha una infinità di attaccanti di soluzioni da centrocampo offensive. A salire. Anche se per me il giocatore in questo momento fondamentale per il Brasile è Casemiro. Perché riesce un po' alla Lobotka nel Napoli. Ma che le lei dei Galacticos. Sì, esattamente, perché ti dà un equilibrio tra le due fasi. Ma che lei sta nella Francia. Ah, ma che le lei, vero, Francia, vero. Tanto qui la Nigeria c'è la Sande Yolise. Bel giocatore. L'altra era fortissima, Winning Eleven, quella Nigeria con Babangida. Correvano tutti. Era velocissimo. I primi anni ai videogiochi in cui prendevamo sempre la Nigeria, perché c'era... Chi c'era? Babangida era velocissima. Era tipo 99 di velocità. Prendi poi arrivò Martins e tutta quella... E poi facevi pure che era la Master League, prendevi il primo giocatore, era Roberto Carlos in attacco, prendevi... E poi tutti a Castoro. No, quindi... non fare troppi nomi, perché Manuel è più giovane di noi, non se ne ricorda. Manuel è più giovane. Manuel ha iniziato, penso, da... Manuel ha iniziato già col fantacalcio. Cioè, se noi parlavamo l'Atari non se lo ricorderà. No, mai. Ragazzo, veramente, cioè, non c'è neanche di Commodore 64. No, quello nemmeno io, ho iniziato con una PlayStation 1 con FIFA 2000. Vedi, no, già sei... Io qualche anno, forse un 3-4 anni... Forse avevo il 98. Con 98, sì. Forse avevo il 98, ma ha comprato comunque posto. Tra l'altro c'era anche il Napoli di Prunier. Nel 98 sì. Sì, c'era il Napoli. Ma io ricordo che tra l'altro la telecronaca, non mi ricordo di chi era. Bulgarelli e Caputi. Bravo, allora, che faceva il fallo a centrocampo. L'arbitro ha visto in regolarità il rigore. Allora, nel frattempo, il difensore dell'Arabia Saudita... Grazie Michele che ci riporta. Ci ricorda che c'è una partita. Nel senso che sei infortunato, perché Lewandowski non prende palloni, ma prende braccia. Nel senso che gli ha calpestato il braccio destro. Le fa malissimo. Esatto, che i tacchetti, dobbiamo ricordarlo, che le scarpe dei calciatori hanno dei tacchetti di ferro e gliel'avrà puntellato per bene. Mamma mia. Infatti subito fasciatura, però credo che possa rientrare in campo tranquillamente il giocatore dell'Arabia Saudita. Insomma, dopo questo bel momento a Marcord che abbiamo appena vissuto, Claudio, parlavamo di Kivior a questo punto, parliamo un po' di calciomercato, perché è notizia di queste ore, di questi giorni, dell'interessamento del Napoli per il difensore polacco. Classe 2000 dello Spezia non è male, non è per niente male. Lui si è imposto con la squadra di Gotti in questa prima parte di campionato. È un classe 2000, cresciuto all'Anderlecht, anche la Juventus lo voleva portare in primavera anni fa, si è sviluppato in Slovacchia, lui è cresciuto lì tra il Podbrezova e lo Žilina, è arrivato allo Spezia lo scorso anno, diciamo che è uno dei più interessanti dei giocatori della squadra bianconera. È chiaro che il mondiale... da un punto di vista del mercato non è che lo aiuti tanto, da quel punto di vista, perché una squadra che vuole acquistarlo in questo momento spenderebbe qualche milione in più. Però se noi ci andiamo a mettere sempre nel discorso della difesa del Napoli, sempre attenta ai giovani calciatori, è chiaro che uno come Kivior sul taccuino di Giuntoli c'è sempre. Attenzione all'azione della Polonia, palla al centro e c'è
Ancora palla dietro e c'è Zielinski. Il vantaggio Zielinski. Ve l'avevo detto. Prego, fatto. Io lo devo dire. Ricky. E il nostro Manuel Guardasole, appena siamo arrivati in studio, c'è l'esultanza. Vedi? Ma De Vincenzo c'è dal fantamondiale, per questo stai facendo il fantamondiale? Sì, ma dopo paga ragazzi, per tutto. Adesso vi dico qualsiasi perché... cosa tocchi diventa oro. Vi dico il perché stai esultando, perché quando è arrivato ha mandato un messaggio, se segna Zielinski non pago io. Ah, va bene. Ecco. Mamma io però mia, non la sapevo mia. Questa, scusa. Annullato, tra l'altro, non è... Cioè, hai avuto paura. Però sono contento che ha segnato Zielinski, ragazzi, sì. Più che altro perché è calciatore del Napoli, fa bene al morale. Un salza... gol alla Zielinski, tra l'altro. Salza la quotazione, quindi mo è contento pure della Laurenti. Però adesso, però guarda. Chiede anche di più per il rinnovo. Che gran gol, anche perché lì ce n'erano in tre praticamente sulla linea di porta, è stato bravo ad alzarla. Io cerco se qualcuno l'ha ripreso live. Sì, e quindi arriva l'1-0 della Polonia proprio con il nostro Piotr Zielinski. Dicevo, appena siamo arrivati in studio, voglio dare merito al nostro Manuel Guardasole, ho detto Riccardo tranquillo che oggi segna Zielinski. So perché, come voi, lo sentivo anch'io, segna, ragazzi. Segna Piotr Zielinski. Sì, ma si dice sempre segna questo. Stavolta vi siete giocati i soldi? Occhio ancora alla Polonia. Sì o no? Io ho imparato a non scommettere mai sul Napoli. Quindi sui giocatori e di conseguenza del anche sui calciatori del Napoli. Comunque ragazzi, c'è da dire che assist Lewandowski, gol Zielinski, l'avevamo criticati, esatto. E hanno sbloccato finalmente. Quindi ora mi aspetto anche il gol di Milik. Vedi come si sbloccano, guarda Lewandowski come adesso è più arrembato. Detto tra noi, adesso io mi aspetto che mi date pure tre numeri, così me li gioco stasera ragazzi, che è cosa buona e giusta. O mi aspetto Renard negli spogliatoi tra cinque minuti, dice che vi volete fare, le foto con Lewandowski? Bravo. E loro rispondono con Zielinski che ha segnato. Quindi si è sbloccato il punteggio. Manu, come si chiama lo stadio? Educational City? Sì, Education City. Stadium, yes. Decimo gol con la Polonia per Zielinski, che è al suo primo gol ad un mondiale, sì. Quindi per il giocatore del Napoli. Intanto Vincenzo Venino si va a prendere i caffè nonostante abbia vinto la scommessa. Ma che bravo, ragazzi. Veramente un signore. Che education, che education. Ti sento in cuffia se vuoi. Va a prendere le pizze addirittura. Prendere anche le pizze. Posso tornare, ragazzi? Perfetto. Non lo so, un'altra volta. Perfetto. Di sera me le porto io, che ne so, le pizze. No, mi piace. Abbiamo avuto critiche, ma come ci invitate? Non fate mangiare. Invece di calcio, meno male che c'è Vincenzo Credendino. No. Grazie. È Vittorio Bernardo. Insomma. Poi, ragazzi, eccolo perché. Prendendo la tessera dal giubbino di Catapulta. Ah, è vero, io l'ho lasciato di là il giubbino, quindi non è troppo lontano dalla realtà. Che nell'ultima partita del Napoli noi ci siamo beccati fuori lo stadio, io l'ho detto mentre lui era in diretta su Calcio Napoli 24, voi avete un bomber ragazzi, questo è un fuoriclasse esagerato, non solo quando si gioca a pallone, ma bomber nella vita. Poi uno mette il bomber dove vuole, a tavola, cuffia, a mangiare. Mi dicono e non hai visto il regista. Ah. In cuffia mi dicono, saluto Emanuele Berlo. Ma in campo o fuori dal campo? I registi, in questo caso anche Biagio Barone. Li lasciamo fare, sono ragazzi. Esatto. Senti, poco mi levo la cuffia, non li sopporto. Io con Vincenzo comunque ci ho giocato a pallone, eh? Vincenzo baricentro basso, sì? Fisico, sì, ci abbiamo giocato a pallone, è vero. Anche con te? Sì, controllo rigore, qui intanto. Perché... Occhio, vediamo qua. C'è questo tocco leggero, però si lancia. Fammi vedere un po' qua. Un po' no. Si ma dai, è un tocco. Però posso dire, il rigore dato a Cristiano Ronaldo, quanto infatti, è lontano? Anche quello non avrei dato. Però lì forse in corsa proprio la dinamica è diversa. Cioè qui il giocatore d'Arabia Saudita se rimane in piedi... Per me neanche quello è calcio di rigore. Quello non era rigore, ma questo ne è. Va a rivedere però, Va al VAR. L'arbitro va al VAR. Ma allora, innanzitutto, diciamo, stando alle regole, non mi sembra un contatto che possano chiamarti al VAR. Perché tu sei in campo e hai valutato quel tocco non così forte. Esatto. Cioè, l'unica cosa è che non l'abbiamo visto. Secondo me, a parte il fatto che questa, come diceva giustamente Manuel, ma questa non è una chiamata. No, non è proprio possibile andare perché al VAR, almeno questo ci hanno detto, Riccardo. Sì, tu il tocco, il calcetto c'è però, ragazzi. L'unico modo in cui lo chiamano è perché se non l'ha visto. Io ho detto guarda che non c'è un contatto, sì, perché però, non puoi andare a verificare quanto sia forte quel calcetto. No, perché il contatto, l'intensità del contatto non la puoi valutare, quindi
Per me questo non è calcio di rigore, ne dovresti dare 10 a partita. Nella cuffia gli stanno dicendo, guarda che c'è una macchina anche per te. Esatto. Mo vediamo. Vediamo un poco. Calcio di rigore. E infatti gliel'hanno dato. Calcio di rigore. Ma quanto ero Roy sanno qui da... Guarda, finalmente però vediamo dei gol, Dai, vediamo, questo, abbiamo visto quello di Zelinski. Sì, questo è vero, ma questo Szczęsny lo para. Lo para. Questo Szczęsny lo para. Vediamo un po'. Secondo però, me lo dai, para. Questo non era. Per me non era calcio di rigore, mi sbilancio. C'è il tocco, ma è proprio leggerissimo. Lui lo sente ma e poi il difensore, è in corsa. Il sinistro appoggiato e il destro che sta facendo il passo da richiamo, no? Quando sì, tu stai correndo, non si può fermare. Che fa? Se la taglia lì la gamba. No. Però. Non mi trova d'accordo questa scelta dell'arbitro brasiliano, chiamato poi dal VAR. Così come non mi trova d'accordo anche quella di Cristiano Ronaldo, ma io non faccio l'arbitro, né tantomeno sono al VAR, sto qui a commentare. Quindi calcio di rigore per l'Arabia Saudita, quando siamo ormai al 45esimo minuto di questo primo tempo che è esploso, diciamo così, dal 35esimo in... Ricky, vuoi vedere l'esultanza di casa Zielinski nel frattempo? Assolutamente sì, intanto con vediamo il rigore e poi vediamo anche il maxi recupero. Con il piccolino di casa che la mamma gli dice, guarda che ha segnato papà. E lui con una timida tanto solo 10 minuti di recupero alza le mani molto timida allora, chiaramente è piccolino. Allora 10 minuti di andiamo recupero. A vedere il rigore, poi o sbaglio, tu dici che lo sbaglia o dagli una mano a chi per me lo para si sbaglio dagli una mano per me lo para Szczęsny, secondo me invece lo spiazza, si levano la Rolls Royce. Vediamo qua calcio di rigore e lo para Szczęsny, ma attenzione ribattuta, che è mamma mia la tirata. Il 6 dell'Arabia Saudita che adesso... a lui forse tagliano il piede più che altro, mamma mia comunque mamma l'ho preso il 6 al Buraik, terzino sinistro al Buraik, mamma mia ci è andato di destro, credo, che brutto. Credo ci sia andato di destra. Allora, l'errore dal dischetto, la parata di Szczęsny, il pallone resta lì, forse tra l'altro era entrato anche prima in area di rigore. Forse l'ha riparato Szczęsny, però, ragazzi. L'ha parato Szczęsny. L'ha riparato, doppio miracolo di Szczęsny. Mamma mia. Che parata, io pensavo fosse un errore clamoroso, invece... Rivedendo da qui, tra l'altro, paratona di Szczęsny. Il rigore è anche abbastanza angolato. Szczęsny, è vero che era lenta come conclusione, però. Comunque, ragazzi, non vorrei dire 10 minuti di recupero, veramente tanta roba. Poi ci arriviamo a parlare pure di questi. È tempo supplementare, di fatto, è un tempo supplementare. Quindi, occasionissima per l'Arabia Saudita che ha fallito il calcio di rigore anche sulla ribattuta. Doppio miracolo di Szczęsny, resiste il vantaggio polacco firmato da Piotr Zielinski quando siamo al 47esimo di questo primo tempo, sono 10 i minuti di recupero. Con questi siamo arrivati a quasi 4 ore di recupero, e ieri facevamo questa media in radio, prima ovviamente delle gare di ieri sera, perché vado in onda tra le 14 e le 16, quindi si stava giocando... ieri pomeriggio alle 2 un incontro. Ieri alle 2 c'era il Senegal, mi pare, Qatar-Senegal. Sì, c'era Qatar-Senegal. Sì, sì, sì. No, sì, Qatar-Senegal, 3-1. Sì. Ed erano già oltre 3 ore di recupero. Ci sono state altre 2 gare, e 2 di questa mattina. Con questi 10 penso che saranno arrivati a 4 ore di recupero abbondanti. Che poi io ancora non ho capito il criterio, se proprio vogliamo dirla tutta, per quanto riguarda i recuperi. Collina diceva ad ogni gol devi dare almeno un minuto e mezzo di recupero. Sì, ok, un minuto e mezzo, però ci sono anche partite dove c'è stato un gol nel primo tempo e ne hai dati 2. Di recupero, poi non è successo nient'altro, non credo che abbiano giocato effettivo. Adesso, il resto, se ci pensiamo, c'è stato soltanto un gol, è vero, l'azione da VAR, ma il VAR è arrivato quasi al 45esimo. Sì, quasi al 45esimo, un paio di infortuni, però arrivare addirittura a 10 minuti di recupero. Cioè vuol dire che ormai che la dicono che sostanzialmente fermano il gioco ogni volta che si ferma e recuperano. Allora ma a questo punto lo fermassero proprio il gioco, esatto, e fai il tempo gioco evidentemente non puoi cambiare questa regola del tempo che passa del cronometro, cioè deve essere ovviamente tocca all'IFAB andare poi a decidere, a modificare quello che è il regolamento. Che però... poi ragazzi sapete che adesso non saranno 10 minuti, ora c'è l'ammonizione per il calciatore dell'Arabia Saudita, ci saranno altri 30 secondi, esatto, quindi ci sarà il recupero del recupero. Cioè sta cosa, penso, io francamente facciamo non... questa cosa col Napoli, noi che facciamo gli inviati fuori lo stadio, per esempio, adesso faccio un esempio stupido,
sappiamo che dobbiamo terminare la trasmissione alle 17 per dire. No, non finisce più. Non potrai mai più finire alle 17. Infatti, sì. Devi stravolgere il palinsesto. Manuel quando deve scendere al 75esimo, esatto. Voglio... poi praticamente stare mezz'ora prima lo stadio. Ma ormai sai che faccio? Mi preparo già tutto e poi scendo proprio quando direttamente. Ti fai trascinare dal flusso. Esatto. Bravo. Bravo il nostro, la nostra squadra, insomma, la nostra redazione. Colgo l'occasione per salutare anche Marco Lombardi, Pasquale Cacciola, Lorenzo Sorianiello, il nostro Bruno Galvan. Anzi, gli facciamo ancora tanti, tanti auguri. È diventato papà il nostro Bruno. Esatto, Bruno Galvan è nato invece, Rosaria. Pochi auguri ai tifosi della Polonia che non sono avvezzi al nostro lavoro. Cioè, nessuno di loro che ha pubblicato un gol di Zielinski dallo stadio, mi sembra. No. Veramente scorretto. Beh, la odia a esultare, ma ci servirebbe il Marco Lombardi e il Marco sulle polacco. Abbiamo solo noi. Permetti, ti sei dimenticato di Alessandro Marrazzo. Alessandro poi se la prende, lo sai. In realtà stavo concludendo. Lui che sta lavorando alacremente. Attenzione alla rabbia salita, ci prova, chiude la difesa. Salutiamo Alessandro Marrazzo, salutiamo Ciro Novellino che sarà questa sera nella live reaction in conduzione con il Pampa Sosa, tra l'altro, qui con noi per commentare in diretta Argentina-Messico. Mi sono dimenticato qualcuno, Pasquale Caccio l'ho salutato, Peppe Foria l'ho salutato, Dino Viola lo vogliamo salutare? Dino non se lo merita. Dino. Tu dici, ho dimenticato qualcuno, non l'ho fatto volontariamente, ma perché stiamo seguendo una partita interessante, quale è Polonia... Contro chi gioca? Arabia Saudita. Che poi KSA è l'acronimo. Sì. Fa per Loro hanno la federazione che ha... Saudi che Arabia ci sta, per sì. K non lo so. Credo sia il nome che si sono dati. Adesso Fabio, vediamo tu lo sai sicuro. Kaifa, mi piaceva così. A Kaifa. Non l'avrei mai detto, un po' come la Macedonia, come la Macedonia nel nord che si chiama anche Firom. Vedi. E non più Macedonia e basta. No, non ci sono riferimenti a... Vedi, questo è l'allenatore polacco che tu avevi detto era esattore delle tasse. Perché... Beh, andato a prendere i truffatori. Regno dell'Arabia Saudita. Come Kingdom of Saudi Arabia. Ok. È più facile di quello che si del potesse previsto. Pensare. Intanto, forse è ammonito Zielinski, no, però c'è un fallo. Ancora recupero, forza. Sì, ma praticamente questi 10 minuti se ne sono giocati 2. Esatto. Gli altri 4 non si sono giocati, quindi se tanto mi dà tanto potrebbe finire al 120. Vabbè, un altro sparo qui al giocatore dell'Arabia Saudita, vediamo. Volete invece rivedere il gol sbagliato sul rigore? Vai Manuel. Anzi, in realtà, la gran parata di Szczęsny, direi. Sì, davvero gran parata. Più la rivedo e più... grazie. Eccoci qua, lo stiamo mostrando. L'errore su calcio di rigore. Poi, qui la grandissima parata sulla risposta proprio di Szczęsny, portiere della Juventus. Insomma, in questo momento la Polonia sta ringraziando il campionato di Serie A con il Napoli, con Zielinski e Szczęsny come, ovviamente, portiere della Juventus. Poi magari parliamo proprio di Serie A durante l'intervallo, Michele, perché c'è tanto di cui parlare e aspettiamo trepidanti quella che sarà poi la ripresa delle operazioni con il Napoli impegnato il 4 di gennaio a Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi. Siamo intanto al settimo dei 10 minuti di recupero, diciamo, dopo quella fiammata tra il gol della Polonia, il rigore parato di Szczęsny. In questo momento tanti calci, più che calcio, in mezzo al campo, no? Tanti uomini a terra. Anche non colpiti. Esatto. Il fallo che ha chiamato Zielinski non esiste. Cioè, il difensore infatti... che gli si aggrappa addosso, esatto. Poi si butta a terra, punto. Non c'è nulla. Caro Manuel, noi siamo sempre in attesa poi quando sì, io sto cercando anche polacco. Esatto, a fine primo tempo sarà dei nostri. Cercavo anche il gol di Zielinski, ma non ho ancora trovato nulla. Non hanno postato. Postano molto di più, devo dire, i tifosi dell'Arabia Saudita. Sì. Che postano anche con l'Argentina. Noi abbiamo avuto modo di trovare tanti contributi proprio dagli spalti di Lusail. Ma sai, c'è un po' più la tradizione, definiamola così... al di fuori dell'Europa, di seguire la partita con il cellulare in mano, fare dei video, mentre la cultura europea, almeno fino a poco fa, a parte noi che lo facciamo per lavoro, ma fino a poco tempo fa era molto difficile vedere i tifosi in Serie A, ma non solo, anche in nazionale, seguire la partita col telefono, fare video, perché sei concentrato sull'obiettivo. Invece in altri paesi, proveniente anche da centro, esce proveniente anche da altri sport, c'è questa abitudine un po' più
più spesso. Adesso mi hai un po' illuminato, Manuel, ovviamente mi hai parlato dei social, dei video, di Twitter. Claudio, tu che sei addentrato, che fine fa Twitter con Elon Musk? Tu che sei sempre molto aggiornato. Vabbè, un po' di... Come facciamo a lavorare senza Twitter? No, ma a lavorare lavoriamo lo stesso. Un discorso politico che non è questo il luogo di cui parlarne, però ci ho provato. I meme e i troll ci sono. Tu che sei fleggato e quindi magari paghi gli $8 all'anno. Ma guarda come no, non ce ne ho $8 al mese, non ti preoccupare. Bravo. Servono aumenti, serve sano cash. E allora salutiamo Dino Viola nuovamente per questo, chiediamo informazioni a lui, come ben sappiamo. Dovrebbero mancare teoricamente, Michele, 30 secondi alla fine di questo primo tempo. Credo che qualcosa in più verrà concesso per i diversi falli. È un po' cambiata in questo momento però la dinamica della partita, perché la Polonia è molto più bassa e riparte, esatto. e fa un po' più di fatica invece l'Arabia Saudita ovviamente a prestare. Attenzione, qui sbaglia tutto Lewandowski. Se Lewandowski di prima. Sì, se ne andavano in porta i fischia su. Ok, dovrebbe essere scaduto in è il 56esimo del primo tempo, tutto il bene. È finito dovrebbe il primo tempo. Finito questo. Amen. Però vedi, hanno rispettato i 10 minuti di recupero. È entrato adesso, non so se avete visto, lo Sheik, sì. Esatto, uno Sheik che adesso sta andando dall'arbitro a dirgli... Quante Rolls esatto. Royce però l'hanno sbagliato il rigore, quindi non è colpa dell'arbitro. L'arbitro già gliel'aveva regalato. Adesso diciamo, ragazzi, come funziona? Il calciatore che ha sbagliato il rigore non avrà la stessa macchina promessa al calciatore verrà data all'arbitro. Ci sta. Un giro, cioè che le 26 saranno le macchine. Sono 26, però ci può stare. Stiamo scherzando ovviamente per gli amici arabi che ci stanno guardando, perché c'è Omar che è uno dei vostri amici che ascolta, che vi segue, quindi rispettiamo anche l'Arabia Saudita. Mi è piaciuto però, ragazzi, la seconda parte di questo primo tempo, un po' per il gol di Zielinski, un po' per il rigore, l'adrenalina, però mi è piaciuto più la seconda parte del secondo tempo di Polonia e Arabia Saudita. Speriamo in un secondo tempo migliore, io spero nella vittoria della Polonia, non per altro, perché io l'ho detto, a differenza di chi fa il tifo per l'Arabia, però hai un po' tratti arabi. Io? Chi sono? Dino Viola? Esatto, salutiamolo ancora. Dino sì, Dino potrebbe seguire... Sì, Dino potrebbe seguire almeno 6 o 7... Partite di mezzo mondiale passare come tifoso di ogni squadra. Dovremmo avere anche un ospite, mi dicevano dalla regia, io sono ovviamente in attesa poi del Via Libera, hai organizzato tutto tu, Manuel, quindi la condurrai tu, perché è una sorpresa anche per me. Intanto vediamo anche le tifose, in questo caso, dell'Arabia Saudita, non credo proprio. Aveva i colori dell'Arabia Saudita, però non credo che fosse proprio questa è dell'Arabia Saudita. Esattamente. Secondo me, perché allegra famiglia, però. Sì. Tutte e tre. Guarda, vediamo lui, c'ha un monociglio. Sì, c'aveva il monociglio. Il monociglio, come Anthony Davis, che però non è arabo. Beh, lì parliamo di altri... lo so, io là ti volevo pungolare, che noi ovviamente ci dilettiamo anche a seguire altri sport, Michele, devi sapere, la Formula 1, il basket, in particolare con Claudio, insomma, spesso seguiamo il basket con la Gevi, che tra l'altro gioca domani alle ore 16. Sì, gioca domani alle 4, non gioca Johnson per un problema... Non gioca Johnson, che è fortunato, domani si gioca a Tortona... proibitiva come trasferta. No, io ho fatto il riferimento perché Claudio, diciamo, tiene un pochino per i Lakers e non è un periodo facile per te. Io poi mi bullo e tifo per i Bulls, quindi siamo cresciuti con miti diversi, mettiamola così. Io ricordo, vedi, anche qui Manuel, cioè secondo me parliamo arabo in questo Manuel caso. È cresciuto con LeBron James, dai. No, ma considera che io ero piccolo e andavo a scuola e guardavo il televideo prima di scendere, perché si giocava di notte ovviamente in America. E deve vedere i risultati. Io dovevo vedere i risultati e vedere, sai, la Conference Nord, Conference Sud, e vedevi Chicago Bulls che vincevano sempre, Los Angeles Lakers dall'altra parte che vincevano sempre. Cresci con quel mito, poi è ovvio che c'è stato io lo definisco il dio del basket, poi ognuno ha i suoi... dei non ti consento repliche eventualmente. No,
io accetto come quelli sono, che sono in minoranza, ragazzi, non, come, ti consento proprio è come quelli che dicono che non è Maradona il dio del calcio. Uno rispetta le idee. Voi avete avuto ospite anche Diego Junior, io con Diego ho un ottimo rapporto, abbiamo fatto radio insieme. Diego ha iniziato a fare la radio perché l'ho veramente preso e l'ho portato in radio, l'ho voluto io, e siamo molto molto amici. Però c'è chi dice che Maradona non è dio del calcio, così come c'è qualcuno che dice che Michael Jordan non è dio del basket. Non sono miei amici. Io li rispetto, però sai, poi cresci con quel mito, cresci con una nota azienda di calzature sportive che ha creato una fortuna intorno a quella figura mitologica di Michael Jordan. In quegli anni 90 magari costavano la metà della metà, adesso devi accendere un mutuo veramente per provare a prenderlo. Uno dei miei due nipoti, sai, me l'ha chiesto come regalo, ho due nipotini di 13 anni, me l'ha chiesto come regalo, ma perché costano tutti questi soldi? Ero rimasto, sai, un po' di tempo addietro che non costavano così tanto, però va bene. Siamo pronti per il collegamento, però, caro Manuel, sì. Mi danno il via libera. Allora andiamo a commentare questo primo tempo. Eccolo qui, c'è Gregor Wojnarowski, giusto, Gregor? Hello, guys, how are you? Fine, thanks, Gregor. Thank you for staying with us today. So, a comment from you about the first time of Polonia, Saudi Arabia. Well, as you see now, I'm smiling, but for the most part of the first half, I had rather grim look on my face because I think you agree with me that Polish team looked like a team with little to offer. Mm-hmm. Saudi Arabian team looked a little much more lively. They were, you know, in the offense most of the time, and Polish players have problems with completing three good passes in a row, which was really worrying. And then after, I think, half an hour, we started to stabilize our game, and this goal changed everything. I think it was one good action, one good play. Matic showed some, you know, good fight for the ball, and then Lewandowski showed his class also with this pass to Zieliński and perfect finishing. So after that, we were, all of us were like happy because this is for you. It will be shocking, but this is the first goal from action scored by Polish team since 2002, since Korea and Japan. So we waited 20 years for a goal different than from after free kick, after penalty kick. Or maybe corner kick, yeah. Yeah, so this is a reason to be happy, but still I have some worries before the second half because we have to play better than we played in the first half to beat Saudi Arabian team, which is very dangerous, and I'm afraid of this, you know, halftime, because Erwin Renard showed this, that his speeches can be really motivating. Okay, Gregor, let me translate for our Italian fans your answer. Ovviamente Gregor ci ha analizzato quello che è stato il primo tempo di questa Polonia-Arabia Saudita, ci ha detto, tra l'altro anche un dato statistico molto interessante, vero, che tra poco andiamo a riprendere, ci ha detto Gregor che nella prima parte si è avuto un po' di difficoltà nell'impostazione da parte della Polonia, come abbiamo potuto vedere, difficoltà dovute anche ad una Arabia Saudita molto mobile, molto aggressiva in fase di pressing. Poi dopo la prima mezz'ora c'è stata, diciamo così, un'accelerazione da parte della partita, la Polonia è riuscita a sbloccarla proprio con l'azione personale di Lewandowski, che ha servito Piotr Zieliński, che ha portato in vantaggio la Polonia. Che cosa ci ha detto? Questo è il primo gol su azione della 2022. Polonia dal 2022 ai mondiali. Sì. Cioè nelle ultime edizioni, l'ultimo gol su azione prima di questo della Polonia risale al 2022, quindi hanno aspettato 20 anni per un altro gol ai mondiali 2002, che non fosse su calcio di rigore, calcio d'angolo o ovviamente calcio di punizione. Ovviamente poi Gregor ha detto adesso ci aspettiamo quello che è il secondo tempo, bisogna sempre dare un occhio a questa Arabia Saudita, che è una squadra pericolosa. Sì, ci ha detto sostanzialmente Ricky che è stato il gol a cambiare un po' l'idea. Esattamente, e poi ci ha parlato anche di Szczęsny, che ha di fatto salvato la Polonia su calcio di rigore. Non so se avete delle domande anche per Gregor, e non so, chiedo Emanuele Bernardo, se Gregor può sentire i miei ospiti in studio.
Okay, può sentirci. Perfetto. Vado io. Gregor, innanzitutto ringraziamo e salutiamo il giornalista di Sport WeFacti. What about the performance of Zielinski with the Poland team? It's in difficult, or what do you think? Yeah, Zielinski, well, like almost always when he plays for the Polish national team, for most of the time he was rather silent. But he scored, and this is the most important, that he was in the right place, in the right time. But still, you know, there has been a debate for quite a long time. People demand more from this player in the national team. We know how he plays in Napoli, and especially in this season, when he is one of the powerhouses of Napoli, we expect him to be that kind of a player in the national team. But on the second hand, you know, circumstances are different. The surroundings of Piotr Zieliński are different in Napoli and in Polish national team. Because, well, obviously in Napoli he has better players around him, well, maybe except of Lewandowski. And this is why I think he is able to play way better in Napoli. Still, he should be more courageous. He should be more of a central player in the Polish national team that he is, because, like I said, he was rather silent. So, according to you, is a character reasons about this difficult? Well, not character, but I think that he has not as many options of playing creatively in Polish national team, because Polish national team is more about defense, about countermeasures of what your opponent plays, and Napoli is more of an attacking style, and this fits him more. Obviously, it fits him. Ma lo vedi tu la traduzione? Sì, sostanzialmente inizialmente diceva sì, affronta spesso un po' di difficoltà in nazionale, sì, anche vabbè. Oggi però ha segnato e quindi va bene. Siamo così. Tutti felici. Si è trovato lì al posto giusto, al momento giusto, quindi perfetto così. Ci diceva, un po' gli chiede di essere più coraggioso, sì, e di affrontare la partita con, anche con, se vogliamo, Ricky, possiamo tradurlo come cercare più spesso lui la giocata, lui che ha le qualità per farlo. Esattamente, ha detto di essere un po' più, forse protagonista, leader, per sì, così più dire, leader, trascinare la nazionale. Gli ho chiesto se fosse un problema caratteriale, invece lui dice, è chiaro che col Napoli, io vedo le partite del Napoli, ha mille occasioni in attacco, ha mille volte la possibilità di andare al tiro, comunque di creare occasioni importanti, la Polonia sta creando molto meno, certo, ed è anche da sui piedi che devono passare le azioni principali. Ragazzi, avete, Claudio, curiosità? Sì, una sì. Gregor, I want to know how bad it is to see this Poland from a tactical point of view, if these three, five men on the midfield, and is the only way to see Milik and Lewandowski on the pitch, because from a technical point of view, Poland is good, but to see this tactical is really, really bad. Usually when Milik plays alongside Lewandowski, he plays as a winger. And in the past, it brought us some goals, some good plays. So I think that Milik is accustomed to play behind Lewandowski in the national team. I don't know why, but we rarely try to play with two strikers. Maybe it's because Lewandowski is a player that we believe in him so much that we also believe that we do not need any other striker than him, that all other players have to help him to score. And this is why this is not something new, something surprising, seeing Milik on this position. This is how he usually plays when he is in the first squad, and Lewandowski is also on the pitch. Ok, let me translate. Ha detto non è un qualcosa di così inusuale, è un, diciamo, tatticamente magari ti va a coprire un pochino determinati spazi, però spesso hanno giocato insieme sia Lewandowski che lo stesso Milik. D'altronde, sia da quando erano ancora più giovani, Milik ha giocato così con Lewandowski. Mi ricordo giocava anche sull'ala, ma sì, quando era ancora un ragazzo, ancora ai tempi delle Leverkusen. Hanno un buon affiatamento, ci ha detto Gregor.
e proprio per questo, diciamo, c'è bisogno lì davanti per la Polonia di due attaccanti che magari possono trovare non tanto la giocata ma il fiuto del gol e quindi riuscire in tal senso ad equilibrarsi. È normale che avendo due centravanti hai un po' meno spazio, mettiamola così, dal punto di vista della manovra, però sono abituati a giocare sì. insieme, quindi proprio per questo motivo si continua a puntare su questo schieramento. Michele, non so se hai qualche curiosità per sì, semplicemente per te. Chiedere a Gregor cosa ne pensa di questo mondiale. What do you think of this competition, of this World Cup in Qatar? Generally? Yes. Little bit surprised, but because of the many matches ending with 0-0 of and 1-0 scores, but with little goals that we see in many matches. But I guess, you know, it's like the level of the national team in all the continents is more and more even, and it's more and more difficult to score a goal, even if, against teams like from Africa or from Asia, but still we saw some good football, some good matches, really enjoying matches, like France, like Brazil, Portugal against Ghana was also very enjoying, and I hope to see more matches like that, especially tomorrow we have Spain against Germany, so it could be a highlight of this second round of group stage. Sì, ci ha detto che è rimasto sorpreso da tanti 0-0, da queste, diciamo, partite con pochi gol, però ci ha detto che anche che è normale, ovviamente ci sono determinate squadre che in questo momento hanno qualitativamente, mettiamola così, un livello minore, è la prima fase, già domani ci potrebbero essere delle partite anche tecnicamente e tatticamente un po' più probanti, ci ha ricordato Spagna-Germania, e quindi diciamo questo è quello che gli ha, diciamo, sorpreso un po' di più il nostro Gregor. Last question, Gregor, because the second half started. About Kivior, do you think Kivior still ready for a team like Napoli, maybe for the next year? I don't know if I know enough about him to say about it, but still he is one of the biggest surprises of the last months in the Polish national team, because he came like from nowhere and he started to play in the first squad of the Polish national team, and usually he plays good. I haven't seen many of his matches in Spezia, but here in Polish national team I can really praise him for quite a calm game. He is like self-confident, and this is impressive for a player with so little experience on that level. So, well, maybe I would be happy for him if he would play in Napoli one day, because it would mean that he is really a good player. You have to be a good player to play in Napoli. Thank you, Gregor, for staying with us. Enjoy the second half of Polish national team against Saudi Arabia. Thanks a lot. Thank you. I hope I will enjoy it. We too. Thank you, Gregor. Grazie mille al giornalista, non mi ricordo il cognome. Sport We Facti è la testata. Sì, è la testata. Wojnarowski. Sì. Come se tu ti chiamassi Riccardo Calcio Napoli 24. Calcio 24 in questo caso. Vi devo anche la traduzione per quanto riguarda l'ultima domanda. Io ho chiesto di Kivior se pensa che in un futuro sia pronto anche per indossare la maglia del Napoli. È rimasto un po' sorpreso, Gregor. Ha detto: guarda, in realtà lo conosco abbastanza poco, si è parlato tanto di lui, della nazionale polacca negli ultimi mesi, perché è arrivato from nowhere, praticamente dal nulla, lo conoscevano in pochi, e invece rapidamente si è imposto anche la nazionale polacca, tanto da strappare una convocazione al mondiale. Sta facendo bene con la Spezia, intanto è iniziata ovviamente la ripresa, sta crescendo, sta maturando anche la nazionale polacca, e vediamo se magari in un futuro potrà essere anche pronto a vestire la maglia del Napoli. Comunque ha detto è un ottimo prospetto, è un ottimo ragazzo, giovane, quindi con ampi margini di
di miglioramento. Grazie anche a te, Manuel Guardasole, che ci hai consentito questo collegamento. Resto molto deluso dagli amici polacchi che non hanno fatto mezzo video del gol di Zeta. Mo se state dando una questione, ma sto cercando. Ma dove li stai cercando? Giusto. Instagram ci sono? Twitter ci sono? Zero. Twitter zero. Nemmeno i siti sportivi. No, ma non possiamo mostrare le immagini. No, è ovvio. Per forza riprese dai tifosi, ci sto provando, ma nulla, non hanno voluto. Chiama qualche amico tifoso che sta là. Scusa, Claudio, cioè, tu che c'hai con un amico? No, io ho amici parente in Arabia. Amici sauditi, non hanno visto il gol della Polonia. Non sono interessato. No. Cambiato qualcosa? Sì, c'è stato un cambio, se non vado errato, nell'intervallo. Guarda, lo vedo io live. Te lo dico io. Mano, tu mi stavi cercando, se no ti faccio fare 3.000 cose. Alla Bed è subentrato al Najee. Mi sembrava al Najee. Quindi... l'avevi riconosciuto dal profilo. Mi sembrava proprio lui. Per la Polonia invece ancora gli stessi che hanno iniziato il primo tempo, gli stessi 11. Siamo al 49esimo di questa ripresa, che ha fischiato qua l'arbitro, colpo alla testa, l'ennesimo. Diversi colpi. Già siamo a 2 minuti di recupero. E già siamo portatevi, ragazzi. No, ma quello scommettiamo tra i due quanti minuti verranno dati alla. Esatto. Stasera dovrei andare a cena, ce la faccio? Oppure. Vai. Ragazzi, se dà più. Secondo me no, Vi dico che se dà più di 10 minuti di recupero mi metto a maniche corte, perché veramente. Io farei volentieri a cambio con te, penso. 10 minuti nel primo tempo. Qui fa fresco. Se ne dai anche altri. Altri 10 sono siamo 20. Sotto Inghilterra e Iran, però, perché lì sono stati 14 e 10. Esatto. Infatti, leggevo 25 minuti. Se tipo fanno 2-3 gol in questo tempo, 2-3 gol sono altri 2-3 minuti di recupero facile. No, sono altri 5 minuti facili di recupero. Quindi, secondo me, ci manca di 20 minuti insieme. Si gioca mezzo tempo in più, quasi. Esatto. Però ci siamo sempre lamentati in Serie A le squadre che giocavano a fare fallo e c'erano 40 minuti di tempo effettivo. Ma noi in Italia ci dobbiamo lamentare sempre. È ovvio. Per esempio, mi viene in mente Mazzarri, no? Mo Mazzarri non può fare più la cosa arbitro. Appunto. Anche perché non sa quanti minuti sono. No, il problema è quello, per questo io dicevo, a questo punto facciamo il tempo effettivo, si fanno magari due tempi, non da 45, li fai, non lo so, da 40, da 35 minuti effettivi, insomma. Non siamo pronti culturalmente a un tempo. Lo so che tempo non siamo pronti, ma io ci spero che tutto questo un giorno possa anche facilitare il nostro lavoro di polemicanti. Ricky, intanto io non mi arrendo e nel frattempo ti faccio vedere l'occasione del primo tempo su cross di Zielinski, che ha avuto la Polonia. Questa l'azione con il colpo di testa, il salvataggio linea di Al-Sheri. Quindi qualcosa iniziamo a vedere. Sono un po' lenti. Se dopo qui, un'ora qui è dopo immagini. Il gol. Qui questa è dopo il gol. Sì, è dopo il gol, però non c'è il momento della rete, però è... ci stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando. Eccolo qui, l'ho trovato, live l'ho trovato, un miracolo. Eccolo qua, bravo miracolo. Il nostro... Miracolo, eccolo il gol di... Aspetta, lo vediamo. Di Piotr. Stava riprendendo quasi fortunato questo amico allo stadio. Stava riprendendo lo stadio. Stava riprendendo così, come se nulla fosse. Tutt'altro. Poi improvvisamente... Ma si è reso conto che c'era un'azione pericolosa. Esatto, eccolo qui. No, ma non si è manco reso conto. Cioè, secondo me si è reso conto che ha segnato, ha sentito urlare. E vi abbiamo mostrato anche il gol di Piotr Zielinski. Vedi come persevera il nostro non mi sarei arreso, guarda, non solo. Mi sarei... Bravissimo. Allora. Intanto, ragazzi, però, cioè, veramente, perché è un amico, sono anche preoccupato visto il tempo, non so se piove ancora, ma fino a parte credendino. Si starà mangiando le pizze. Ah, ok. Sicuro. Sì. Senti, io continuo a dirti che l'Arabia Saudita a livello di gioco mi piace molto di più della Polonia. Sì. Sì, no, io sono d'accordo. Cioè, si vede una squadra che sa cosa deve fare, che va oltre i limiti tecnici, che sono quelli lì, ok, che fanno quasi tutti parte dell'Al Hilal, che è la squadra più forte dell'Arabia Saudita, proprio del calcio asiatico, però Polonia brutta da vedere, ma... Concordo con te, assolutamente. Ma devo dire che è schifo, cioè, ma che lo si dica apertamente. E lo sai che che proprio dopo questa tua, secondo me la Polonia raddoppia. Ma figurati, ma è normale. L'Arabia Saudita sta dominando sempre la Polonia. Esattamente. Le squadre belle che non ballano, come si sono Canada, Stati Uniti, il Belgio. Ma aspetta un altro paio di edizioni mondiali e ti faccio vedere. Nel 2026 gli Stati Uniti pure vanno a fare un gran mondiale. Ricordo un Napoli, cioè bellissimo, che non ha vinto niente. Però questa è una bella
Apriamo al tema Napoli, va, nel frattempo, che questo secondo tempo vedo movimenti, però. Hai chiamato Credendino e credo che sia tornato. Vittorioso. È tornato. Vittorioso e bagnato. C'era il Babbo Natale. È tornato il nostro Vincenzo Credendino con pizze annesse, bravo. No, quelle non sono pizze annesse, quelle acqua annesse. Acqua annesse. Buongiorno. Eccoci qua, il nostro... E addirittura l'applauso di sottofondo da Emanuele Bernardo. Mi stupisco per fare di Vincenzo Credendino. Gli applausi dalla vecchia, grazie mille. Ok, grazie. A Manu, che io lo sai, scherzo, Emanuele Bernardo. Noi adesso ridiamo, scherziamo con Emanuele, sai, ormai lui, sono tanti anni lui, che lavora con sì, noi. Sì, ma ormai è in trincea con questa nuova regia. Ragazzi, che Emanuele ha. Bernardo è. Che allora, Manu è giovanissimo, io già lo beatificherei. Già, sì, esistono. No, ma per forza. Ma esistono fa? Tipo i santi, sai, quella giovane, i santi giovani. Sì, ma Bernardo è da santificare. Da... Ringraziamo anche ovviamente Vittorio Bernardo e il nostro magico Biagio Barone. Emanuele. Detto ciò, stiamo parlando di Napoli, mi hai lanciato il gancio. Occhio alla Basolita, Altro rigore? No. Così. Paratona ancora di scelta. Raccontateci come. No, a parte l'ho salutato. Paratona di scelta. Ma tu sei microfonato. No, ma mi sento. Ah, ok. No, io vedevo. Arriva il gelato. Addirittura. Ci è arrivato un gelato, ragazzi. Allora, per chi non lo sapesse, gelato è il termine tecnico per questa tipologia. No, pure perché fa freschetto. Fa freschetto. Veramente mangiare gelato. Vincenzo, però, non è tanto. No, però, prima del caffè, io direi prima le pizze. Quindi, Vincenzo, se me le passate, sai cosa potrebbe fare? Faccio un po' di spartenze. Passare un po' le pizze. Fuori dall'inquadratura, il comitato di Michele Guardieri ha fatto un paradosso. Sarebbe stato molto, molto divertente. Quanto impresa diretta. Grazie, grazie. Avete visto le pizze, non state avendo più. Diciamo un po' di spartenza, però c'è sempre una parte che ha fatto un paratone ancora, tra l'altro. Cioè, si sta giocando il mondiale, non so se lo sapete, ma guarda che odore che ti arriva, Righi. Si sta giocando il mondiale, guarda che odore. Guardate, io da scostumato spettatore quale sono. No, vado a dire. No, sì, la voglio. Si dice da mai, vado a dire. Bravo, e conduco mangiando. Sì, ho capito, Emanuele, ma vado, però mi hanno sempre insegnato non si parla con la bocca piena. Basi del Galatea. Senti, a me fa abbastanza impazzire il fatto che Matty Cash è inglese, è un giocatore inglese da parte di madre polacca, è riuscito ad avere il passaporto soltanto, se non sbaglio, a ottobre, quindi lui ha avuto la possibilità di giocare il mondiale veramente fortunosa, mettiamola così. Ma Claudio poteva interessare in Inghilterra a farsi affari suoi. Ma che fai? C'è la possibilità di giocare il mondiale, dai. Tu non ci andresti, sai, se avessi una transnazionalità. Il ragionamento che fece Koulibaly all'epoca col Senegal. Sì. C'aveva la possibilità, come Kalidou era ancora giovane, non era affermato, ovviamente lui aveva il doppio passaporto anche francese, però ha scelto alla fine di non aspettare la Francia e di scegliere il Senegal. E tra l'altro non so se bene ha fatto, però ha seguito il cuore, ha seguito le origini, quindi in questo caso si fa sempre bene. Io volevo parlare di Napoli, qua ogni volta sto provando. Infatti, guarda, inquadro Zielinski. Fallo proprio per quello. Sì, ho capito, ma io volevo parlare di Napoli. Io capisco la scaramanzia e tutto, eccetera, eccetera. Però qui noi ci godiamo il mondiale, godiamo un parolone, lo seguiamo. Però è normale che stiamo aspettando tutti quanti il ritiro 4, in Turchia. Ma per Michele Sasic e Friarielli, oppure va bene Russo e le patate? Mi chiedono sì. Quale preferisce il signor Chianese? Ma, ragazzi, se vi dico che sono a dieta, voi non ci crederete. No, però infatti, no. Un pezzo lo mangio, quello che gradisce. C'è la margherita, se poi vuoi, quella che davvero più ti aggrada. Io ci sto provando a parlare di Napoli. Ma no, tu parla con me. Fin quando non mi arriva la pizza, a quel punto io ti metterò in secondo piano. Parla di Napoli. Vogliamo dirlo che il Napoli in questo momento non ci permette di organizzare il nostro lavoro? Lasciando stare quello, no, quello lo possiamo tranquillamente dire. Diciamolo. Vorremmo fornirvi, ovviamente, anzi ve lo diciamo in diretta, un servizio anche
nel corso del ritiro, ho presunto tale, in Turchia ad Antalya. Stiamo ancora cercando di capire quelli che saranno poi i dettagli. Cerchiamo di non distruggere tutta la scenografia, grazie. Ragazzi, io vi confesso che volevo andare anch'io a seguire il Napoli in Turchia, un po' anche per mettermi due capelli in testa, però mi hanno detto che è inutile andare là perché il Napoli non permette. Allora, so se è vero. È arrivata anche a noi. Ti dico l'ultima... Arriva l'ultima il passaggio della voce in questo momento è, poi ne girano tante di voci, quale dice che il Napoli non sarebbe aperto, non sarebbe un ritiro aperto alla stampa, però gli ospiti del centro del resort di Usso avrebbero una certa avrebbero grande libertà chiaramente di movimento e quindi potrebbero andare a vedere anche il possiamo dire che Napoli. Non è economico alloggiare ma io te lo posso dire, noi avevamo visto i primi programmi, veniva sui 1000 euro a notte, quindi non propriamente non è una passeggiata, quindi penso che ci andrà di noviola alla fine, giusto lei? Giusto. Io cosa abbiamo? Non hai il microfono, però. Cioè, parli di pizza, io faccio domande. La prima che hai detto? Allora, c'è Viusse e le patatine, salsicce frelle, qua davanti a noi c'è la margherita. La margherita ce la teniamo per gli ultimi 20 minuti. Guarda, ti aiuto io. Ti leggo un po' di commenti da YouTube. Vai. Allora, grande Zielu, scrive Roberto Ciambelli. Szczęsny insomma fa un miracolo, scrive Pic, ma soprattutto Serena spesso lancia questa occhio all'Arabia Saudita che si divora il gol dell'1-1 con Feras vuole parlare un po' di mercato e quindi ti dà l'assist e dice potremmo prendere questo ragazzo polacco Kivior e lasciarlo allo Spezia a maturare, sicuramente giunto gli avrà la giusta soluzione. Certamente, ma Vincenzo Renino già ci starà lavorando tra gente altro soltanto mi dà di chi è questa? Guarda qua, tutto in presa di cosa Napoli parliamo? Mondiale passa la pizza a Claudio Russo. Salutiamo anche Ciro Novellino, tra l'altro. Che questa sera siamo veramente in condizioni sarà rivedibili. L'Arabia Saudita che recupera palla sanguinosa persa ancora e sta rischiando la proprio Polonia. Da Krivior, credo, sta rischiando la Polonia in questi ultimi minuti. Cioè, salutiamo Ciro Novellino ricordando che questa sera a partire dalle 19:45 seguiremo con Napoli Mondiale anche la diretta, la live reaction di Argentina-Messico, ospite in studio ci sarà il Pampa Sosa, quindi non perdetevi ovviamente questa sera, Mariano Isco in collegamento, quindi con il nostro Ciro Novellino, altra puntata da non perdere per quanto riguarda Napoli Mondiale, una partita senza un domani per l'Argentina perché o si vince stasera o si è di fatto fuori dal Mondiale. Io lo so che a tutti e quattro non me ne frega una ceppa di quello che sto dicendo, che sto commentando, ma va bene. Però da apprezzare il talento di Riccardo Catapano nel gestire il flusso. Cioè aveva visto che tutti e quattro stavamo mangiando, quindi non c'era proprio margine. Così, a chi lo chiedo? Cioè, a chi lo chiedo? Puoi chiedere e dire quello che vuoi. Quindi è riuscito comunque a gestire il flusso in un modo impeccabile. Bravo Riccardo Catapano, lo so, è difficile. Ragazzi, da casa che ci seguite. Ma tra l'altro io pensavo, ma esisterà un saudita a Napoli? Cioè secondo voi? A seconda della squadra che gioca o catariota o arabo. Claudio poco fa con Dino Viola in realtà potrebbe rappresentare almeno un 7-8 nazionali questo. Intanto bello stop qui. Peccato poi di a proposito Ricky, torniamo un attimo al touch giusto per dare un minimo di serietà a questo secondo tempo. I dati ci dicono che in effetti l'Arabia meriterebbe sicuramente qualcosa in più, se non il pareggio addirittura, perché gli aspetti gol dicono 0.30 Polonia e 1.39 per l'Arabia, quindi 37% possesso palla Polonia questo. Esatto, 37% possesso palla Polonia, 63% per l'Arabia Saudita, 11 tiri di cui 4 in porta, solo un tiro in porta, quello della Polonia, di fatto quello del gol. Tanto penso che esca Zielo, ho visto testa bassa verso la panchina, esce Zielinski, perfetto, al 62esimo gli risparmio pure una bella mezz'ora. Minutaggio spallettiano, entra Kaminski al posto di Piotr Zielinski, quindi è uscito il calciatore del Napoli che in questo momento sta decidendo la partita proprio con il suo gol nel primo tempo, quindi sostituito Piotr. Qui che cosa mi fai vedere? Il gol di Zielinski, ecco qua, qui infatti vi facciamo rivedere il gol di Zielinski. Oddio, ci sono i tifosi dell'Arabia Saudita lì sotto con la bandiera. Alcuni li ho visti esultare, poi si sono bloccati, si sono gelati. Cioè, avevano capito che è il gol della Polonia oppure... Perché li ho visti esultare all'inizio. Cioè, li vedi qua sotto?
No, diciamo si alzano, si alzano speranzosi che la parata... E invece non è arrivata, non è arrivata. Occhio qui. Esce Zielinski e possiamo entra... dire sì. che traversa. Momento... Ci siamo persi una traversa di Lewandowski? No, Milik. Di Milik. Di Milik, sì. Ci siamo persi una traversa di Milik, eccola bella qua. Bella coordinazione. Molto bella. In girata, bel traversa piena, Polonia vicinissima al 2-0. Ma tanto l'abbiamo detto, ma l'Arabia gioca meglio, la Polonia gioca uno schifo. Il 2-0 arriva, Claudio... Come disse il nostro amico Ciro Giustiniani, con la stessa certezza te lo dico. Ma io ti dico, anche arrivati all'81esimo, 82esimo, forse in contropiede. 82 in contropiede con l'Arabia Saudita sbilanciatissimi in avanti. Io non mi sorprenderei se pareggiasse l'Arabia. Saluto anche Biagio. Cioè, guarda lì, tentativi di tiro 11-3, tiri in porta 4-1 per l'Arabia Saudita. Mamma mia. Polonia di corto muso come... Guardate l'allenatore... Guarda, allora, lo devi sempre nominare poi. Ormai me l'hai nominato, il corto muso, Max Allegri. Allora, Michele, lo so che state favorendo sì. in questo momento. Però... Chi ti spaventa di più, a parte il Napoli, che ovviamente è tutto nelle mani del Napoli, tutti quanti diciamo se il Napoli continua a fare il Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dietro, Milan, Juve, Inter, arbitri. Delle tre, arbitri, chi ti spaventa di più? Spaventa di più la Juve, mi spaventa di più il Milan. Tanto ti rubo un'altra patatina qua. Sono le squadre che secondo me hanno, a parte una quadratura a livello proprio di rosa, la Juve adesso dovrebbe recuperare tutti quelli che per gran parte della stagione sono stati fuori per infortunio. Sì. Sicuramente un po' di nuovi volti verranno inseriti all'interno della squadra a gennaio. Il Milan può rientrare anche se nelle ultime partite è venuto un po' meno quello che è stata l'ossatura che ha fatto vincere il campionato lo scorso certo. anno. L'Inter per me non è squadra, l'Inter per me non è la squadra che può rendere problematica la occhio, stagione. Altro palo della Polonia, attenzione, secondo palo della Polonia, 65esimo minuto, sempre questo Milik. È giallo però, sempre Milik era, o Lewandowski sì, in questo caso. Giallo. Lewandowski, quindi palo per la Polonia dopo la traversa di Milik, il palo di Lewandowski che si era avventato sul primo palo in anticipo del difensore. Botta sicura, colpisce il palo. Michele, torno da te che stavi concludendo il discorso. Sì, però io non dimenticherei un'altra squadra che potrebbe dire la sua e infastidire un po' tutte le altre, che è la Lazio. Sì, diciamo. Anche la Lazio di Sarri, ricordiamo, è il secondo anno di Sarri a Roma. E Lewandowski nel frattempo con questo palo è andato ma vicino. La prima come l'ha presa effettivamente. Tiene una traiettoria strana, però fatto sta, insomma, ha preso il palo anche Lewandowski. E poi ho detto gli arbitri, perché sai, da scaramantico voglio tra virgolette dare la colpa agli arbitri se dovesse andare male qualcosa, ma questa parola che noi non vogliamo dire, questo primato in classifica, il Napoli lo può perdere solo ed esclusivamente per demeriti propri. Esatto, diciamoci, forse molti, sai, Michele, almeno una delle mie teorie, non dico si nascondono, io non ho mai fatto mistero e per me gli arbitri italiani sono scarsi, io non credo alla malafede, sono scarsi e essendo scarsi la maggior parte è ovvio che tendi magari in determinate situazioni a favorire la big. Ma, esatto, diciamo, andare con la più forte. E andare con la più forte, quindi io non credo alla malafede quanto forse a una mancanza di personalità degli arbitri. E chi invece forse si affida troppo a questa certezza, no? Gli arbitri decideranno, gli arbitri faranno tornare la Juve, il Milan, eccetera, eccetera. Forse si sta pure un pochino costruendo un alibi. Se la paura, se il Napoli fallisce per propri demeriti, diciamo vabbè, non falliamo per propri demeriti, diamo colpa agli arbitri, perché credo che il Napoli abbia il proprio futuro, proprio destino nelle proprie mani. È ovvio, può succedere tutto. È normale che se ci dovessero essere delle cose clamorose anche dal punto di vista arbitrale, noi saremo qui a raccontarle e anche a denunciarle, tra virgolette. Però in questo momento, è vero, le ultime due giornate tu mi dirai, già sono successe, perché tra il rigore di Verona Juve, certo che sì, tra il rigore non dato alla Fiorentina, è ovvio che qualcosa ha, diciamo così, acceso l'allarme dei tifosi napoletani. E poi te lo immagini veramente che nel campionato italiano
10 minuti di recupero, 15 vabbè, minuti sì, di recupero, un'altra partita. Sì. No, no, mi auguro di no, guarda, perché sarebbe anche difficile da analizzare. Tanto calcio di punizione per l'Arabia Saudita. Ma tu hai visto quello che ha fatto quel manigoldo di Emanuele Bernardo in cambiata di regia? Che sta facendo? Cioè, io do un morso alla pizza. Ti ha inquadrato. Ti ha inquadrato. Ma guarda, è normale. Ma che vergogna. Ma scusate, voi magnate. Sei veramente ma io dopo... Ho capito, però allora, voi magnate ai miei lati. Che la telecamera sta sempre su se di voi. Se vuoi ti posso imboccare qualcosa. Chi è? È Biagio? Io ho fatto... Se vuoi punto... ti posso imboccare? No, mi sto ogni tanto... No, mi stavo rubando delle patatine qua a fianco. Mi sono girato, non c'è più la pizza. Quindi proprio a scuotere qui. E indovina dove è finita la pizza? Sarà in regia comunque. In cabina di regia di Emanuele Bernardo. In cabina di regia punto... che potrebbe anche mostrare sì, e lavorare un po'. Ecco, l'immagine, l'immagine del palo colpito da Arek Milik. Questo è il momento della traversa, scusate, da Arek Milik. La prima delle due occasioni che ha avuto la Polonia per chiudere e magari si alza un po' l'expected goals che era bassino. Eh sì, quei due pali credo di sì. Intanto Salem ci ha provato dalla distanza, o meglio dal limite dell'area. Parata di Szczęsny. Ancora non è arrivato il primo gol da fuori area di questo mondiale, giusto? Vero. Ancora non è arrivato. In tanti danno colpa a questo pallone dell'Adidas, giusto il pallone? Sì, però dai, non ricordo queste conclusioni pericolose. No, è vero, un paio del Brasile, Brasile, tra l'altro il palo di Alessandro. No, anche Casemiro. Casemiro, esattamente. Però hanno dato... Stanno dando un po' di colpa a questo pallone perché è troppo leggero, una sorta di Super Santos che noi siamo abituati a giocare. In realtà ogni volta che c'è un mondiale ci sono queste polemiche. Ti ricordi anche nel 2002 con il pallone che era tipo giallo? Il 2002 era il Fevernova dell'Adidas. Fevernova. Io ricordo anche lo Jabulani. Jabulani Sudafrica. Mi trovi le immagini dei vari palloni. Io mi ricordo, se non sbaglio, o era il Jabulani. Io c'ero a casa piccolino il Fevernova. Sì. Che è diventato ormai più che altro verde. Perché quello era giallino. Sì, erano 20 anni per carità. Poi c'era uno spot bellissimo dell'Adidas. Bellissimo. Sul mondiale. No, però mi ricordo, forse nel 2014... E ci si lamentava proprio delle traiettorie che prendeva il pallone. Esatto, che avevano usato anche Roberto Carlos, se non erro, per testare il pallone. Famoso. E abbiamo, la funzione che aveva fatto. Sì. Vedi, Manu, ah, eccoli qua, meraviglioso. Vedi, io te ne avevo chiesto uno, tutti li ho fatti. Io ricordo di questi qui, forse dal Team Geist di Germania 2006, sì. I palloni non erano più fatti con i classici esagoni, sì, esatto, sì. Bensì con delle forme diverse. Però nel 2006 era la forma tra virgolette della coppa, è un po' quello che stiamo vedendo adesso. Sì, però era proprio fatto con c'era il formato della coppa che era soltanto un pezzo proprio del pallone e non come gli altri che erano i classici esagoni con cui tanto fuori cresciuti. Milik per Piontek. Sì, tanto io ci siamo rifocillati. Piontek e Lewandowski assieme, mamma mia, che brividi. Piontek e Lewandowski insieme, ok. Ancora peggio perché Milik almeno è un po' più dinamico. Ma più che altro, tornando al discorso dei palloni, quello là del 2006, mi ricordo che soprattutto nel 2006 ci furono tanti gol dalla distanza. Che state a ridere tutti? Ma guarda, si può fare uno zoom sulla pizza di Claudio Russo? Ma praticamente se l'è mangiata una patatina e un pezzo di Brussel Allora di norma, come si dice, si spilluzzica. Ha lasciato solo la pasta, così e sta mangiando una patatina. Tutto per colpa di Emanuele Bernardo. Esatto, perché appena io voglio dare un morso, mi manda di nulla. Che vergogna, mamma mia, quanta poca professionalità c'è dentro. Claudio, però posso dire una cosa, proprio alla faccia sua, fa un bel morso a questa pizza. No, io aspetto il novantesimo più il recupero. Sempre un certo centesimo. Stile. Sì, Claudio Russo si augura per la prima volta che non ci sia recupero. No, non è vero, arriviamo al 96esimo almeno il 96esimo. Al 72esimo, in questo momento Polonia ancora in attacco, si è un po' fermata l'Arabia Saudita, quindi segnatelo che tra poco potrebbe tornare ad attaccare. Essere molto pericolosa, potrebbe addirittura pareggiarla. Polonia, però, dobbiamo dire la verità: in questo secondo tempo è vero, l'Arabia Saudita ha avuto un paio di mischie in area di rigore, però con il palo alla traversa, insomma, la Polonia sta creando sicuramente di più. Però quanto è difficile fare l'allenatore dell'Arabia Saudita? Tu parli ovviamente inglese, pensavo stare in loro, diretta qui adesso, un po' meno, no, adesso stare in diretta, adesso ecco è... qua, guarda. Eccolo, per poco. Attenzione però qua al limite dell'area. Quasi avevo segnato il gol dal limite dell'area, Righi. Perso un po' il tempo. Sì, bravo. Ci poteva stare. Pure quella era perfetta.
poi finiamo veramente su Striscia. Però per il momento abbiamo indovinato il gol di Zielinski e la parata, sarei l'ultimo, e nemmeno il secondo, saresti il terzo però voglio farti notare la differenza tra me e Claudio, cioè lui si fa tutto il problema, invece infatti non l'ho loro capito, mi inquadrano chi stiamo mangiando, bevendo, cioè il problema sai cos'è, Michele, che qui è una redazione di faine, è una redazione di gente che poi si passa di immagini, il gruppo di WhatsApp soltanto immagini sconvenienti di ognuno di noi, sì, faranno infatti, i meme, ma di tutti noi, dai, molti pensano gli sticker, uno sticker di Alessandro Marrazzo molto molto curioso, poi quasi quasi lo manderei in diretta, vabbè, lasciamo stare, ecco, tornato ad attaccare, provano, la rabbia, ci provano, però... però no, sai, dicevo, Michele, tu stai dicendo, sai, mi inquadro mentre il telefono è... Allora, l'altra volta dopo, quando era l'altro ieri che abbiamo fatto Uruguay Corea. Uruguay-Corea, con Ciro Giustiniani, che salutiamo, il nostro amico Iple, che è tifoso della coreano, che però è a Roma praticamente da 7 anni, tra parolacce in coreano, tra... però a un certo punto abbiamo toccato anche temi storici, fondo, tra l'altro. Il fondo. Il fondo l'abbiamo toccato da tramite questo assist, è quello pure vero. Io non so perché partecipo sempre a mi chiamano tutte queste trasmissioni con le artiche. Allora cosa mi piace. Allora, Michele, no, però forse era Michele Chianese dice non so perché mi chiamano in queste trasmissioni con le artiche, eccetera eccetera. Io posso dirvi che qualche tempo fa conduceva una trasmissione, e non sto scherzando, il cui titolo era Amici per la palla. Ce l'ha raccontata Amici prima. Per la palla, e infatti avevamo tante tante telefonate di persone che avevano problemi col varicocele, cose così, e speravano di ricevere un aiuto in diretta, che purtroppo non avevano capito il problema. Si aspettavano un esperto in studio e invece noi volevamo parlare di Napoli, che poi se ci pensi era molto molto simile molto a questo, no? come format, l'ho detto prima, sì. Era solo che qui ovviamente siamo in TV, e lì invece, essendo una radio, all'epoca sembra veramente un discorso dei vecchi, all'epoca, però vi assicuro che era un po' di anni fa. Riccardo poteva mangiarsi la pizza senza... Esatto, potevamo senza mangiare belli tranquilli e nessuno ci inquadrava, comunque, non eravamo inquadrati. No, sì, io sono rimasto in silenzio, faccio favore. Certo, mangio, comunque non posso fare... Scherzi a parte, torno a riprendere le redini di questa mia trasmissione, da conduttore quale sono, sai che finisce la mia carriera dopo questo Napoli mondiale e anche la mia credibilità, però va bene così, 75esimo manca. Poi peccato, eri l'ultimo ad averla ancora. Ero l'ultimo ad averla ancora a calcio. Un briciolo però, sempre un briciolo. Della di calcio Napoli 24. Cioè avevamo salvato e salvaguardato solo lui. Sì, alla fine sì, avevamo invece... puntato tutti su di lui. Guarda caso, chi fa il diretto? Riccardo, con Manuel e con me, e poi arriva Vincenzo per trascinarlo in basso. Comunque ragazzi, scusatemi, guardando un attimo il monitor ogni tanto, sì, mi rendo conto che adesso è diventato tutto rosso. La saturazione della TV, esatto, che è troppo... Io non so voi, da questa parte ci sono i Caraibi. Facci caso, è dopo la pizza. Qui, no, qua ci stanno i Caraibi. Al mio fianco c'ho veramente... Si può anche magari diminuire. L'Egitto, non lo so se si può diminuire. C'è una manopola davanti, no? Spero che non esplodano. Dall'altro lato. Davanti proprio, Michele. Esatto. Intanto cambi... Tutto in presa diretta, cambi forza. Cambi per la rabbia. Un infortunio alla spalla per Al-Amri. Quindi sì, vediamo se... sarà sostituito, ma credo non riesca a continuare. Vediamo. Speriamo possa tornare presto. Io ne approfitto, ho chiesto un pochino a tutti, le favorite per il mondiale, la squadra del cuore di questo mondiale. Ora che sei alla mia sinistra, come di consueto, perché solitamente sei sempre vero, alla mia sinistra, allora chi ti ha sorpreso di più in questo mondiale? Ancora. Il bello è ormai è... Noi siamo arrivati, dato che ci sono dei manigoldi come noi, cioè io avrei fatto la stessa cosa. Guarda, 4 anni fa era una persona rispettabilissima, Emanuele Bernardi. No, pensavo io, perché io non lo avevo. Se è diventato così è colpa nostra. Lo so, infatti, quindi. Ricordo quando stava la prima volta in Ville, non Claudio, ti riusciva. Adesso Vittorio e Biagio, li vedi, persone per bene, eccetera. Biagio, persona per bene. Biagio ci ha messo di meno. Effettivamente, è Biagio che le sta facendo. Capito, mamma mia, cioè Vittorio, che è una persona in questo momento dice: Ma che cazzo ci fai tu? Sì. Dagli tempo qualche mese, ti faccio vedere. Poi che abbiamo anche le immagini del palo. Aspetta, io le immagini del palo. Poi dopo devo chiedere a... che era l'ultima. Approfittiamo.
L'ultima azione che dovevamo vedere ancora, immagini sempre live dallo stadio realizzate dai tifosi, la rivediamo dall'inizio, parte l'azione da centrocampo con questo lancio lungo sulla destra, cross in mezzo per Lewandowski, anticipa il portiere ma finisce sul palo. Tra l'altro splendida inquadratura, possiamo dire, di questo tifoso, cioè spettacolare. Stava segnando l'Arabia Saudita in tutto ciò. Come? Fai vedere? Una pizza e un altro. Attenzione. Sì, tiro dal limite, di poco fuori. Poi ci ha battato. Se l'Arabia Saudita chiude a zero gol questa partita, è una grande ingiustizia. No. Sì, bello. La chiuderà così. Però sì, c'è da dire, Claudio. Ma hanno fatto lo stesso pressing contro l'Argentina, perché poi io mangiavo. Non me la sono subito. Prima inizio sì, molto alti, poi un po' meno, sono venuti un po'. È cambiata la partita, come dicono quelli bravi. Comunque, Riccardo, si fa il tifo per il Giappone. O no? Giappone. Cioè, chi non ha nulla da, insomma, da perdere, da tifare, ti fa Giappone, secondo me. O no? Gli italiani, quindi. Sì, tipo noi tifiamo Giappone, però gli e Benji, no, se non altro. Sì, addirittura. Mi piace. Io non so se ho la come stessa testa di Vincenzo. Pensavo, meno male, stavo meno meglio male di no, meglio di no. Pensavo dicendo Giappone, io pensavo a Holly e Benji. No, pure io. Io già mi stavo collegando. Esatto, pure io. Io vi volevo chiedere il personaggio. Preferito. Ci frequentiamo troppo, l'ha già detto, quindi questa cosa mi preoccupa. Però allora, sai, ho un personaggio preferito di Giulia. Aspetta, andiamo con Michele. L'hai rubato. No, ma più che altro una nazionale per tifare contro. Perché io mi hanno fatto vedere in radio l'altro ieri delle immagini della Svizzera che in un programma televisivo in Svizzera erano contenti per la vittoria, ma soprattutto per il fatto che l'Italia non partecipa a questo mondiale. Ah, allora città, mo c'è Fudifo contro la città. Effettivamente abbiamo dato gioia a parecchi di loro. Mamma mia. Tra svizzeri, sì, abbiamo dato parecchia gioia. Torniamo alle Benji. Lo sai che c'avevano questa rivalità contro gli italiani, gli svizzeri? Magari il mondo è mondo delle immagini neutrali anche nel tifo, invece no. Italiano. Il cantone francese, il derby, c'è il derby cantonese, tra cantoni, tra, no, il derby cantonese penso nel riso, esatto. Vai, comunque personaggio penso. Preferito a Giulia Rosso quello là che quello è romantico, che soffre il cuore, c'è un momento, c'è un lato di Vincenzo Credendino dedicato al romanticismo, sì, strano, sì, questo, sì, strano. Volta invece io mi sento molto Bruce Harper. Tempo avevi anche gli stessi capelli. Esatto. Poi... Senti, a me fa morire il fatto che Mark Lenders, dopo essere cresciuto, vada a giocare nella Reggiana. Cioè, vero. Dopo la Juventus, vada a giocare nella Reggiana. Poi una squadra a caso. Come Cobra Tovalieri. Sì, ti ricordi? Dai. Lui rispecchia Cobra Tovalieri. Sì, un po' a fine carriera. Tu che sei il po'... Mi avete un po' anticipato. Un po' Bruce Harper, perché sai, era quello un po'... Più scarso, che però comunque è arrivato. E poi vai, dico Benji, nessuno se lo prende mai il portiere. No. Che è effettivamente fortissimo, gioca 3 o 4. Con cappellino alla Pantanelli. Sì, alla fine è fortissimo, è fenomenale, però... Sembra anche lui sempre infortunato. Non gioca mai. Era Meretta, lui è Meretta. La Meretta dei primi anni. Esatto. Il giovane Meretta. Benji essere anche Benji come Ospina l'anno scorso e poi Benji poi doveva? Va al Bayern, Benji. Va in Germania, poi conosce Olli va al Barcellona. Olli va al Barcellona e poi al Sao Paolo, tra l'altro, al San Paolo, sì, con sai Roberto, ancora qualcosa. Io ho la collezione di DVD. Attenzione, intanto queste cose. Guarda il minuto, ce l'ha fatta. Mark Lenders. E allora pizze, forza, andiamo adesso. E allora pizze, vai Claudio. Ma però Claudio ha beccato, ha detto non ti preoccupare, il 2-0 arriva tra l'80esimo e l'89esimo. No. 81esimo. Vabbè, è l'82esimo, però se facciamo valere solo il numero dei minuti, 81, Gol di Lewandowski. Abbiamo preso il gol di Zielinski, preso il rigore sbagliato, il rigore parato da Szczęsny, preso, esatto. Che l'Arabia Saudita attaccava e che prendeva il 2-0, preso, che segnava Lewandowski pura, e il minuto del 2-0. Adesso abbiamo preso tutto. Dobbiamo dire anche quanti minuti di recupero ci saranno. Adesso dobbiamo fare solo. Io spero pochi, però, dai, 2-0, almeno 8. Allora, se due gol segnati, le polemiche per il rigore, perdite di tempo. No, ma nel primo tempo hanno dato 10 minuti. Se non ho capito. Però è brutto errore. Se non ho capito e non ho capito il meccanismo. Allora, anche a questo gli toglieranno la macchina. Sì, sicuro a questo. Erraccio, insomma, praticamente al limite dell'area. Lewandowski si avventa sul pallone un po' alla Osimhen, mettiamola così.
Chi fece questo errore della Juve l'anno scorso in Champions, forse? O due anni fa, contro l'Ajax era? Facile. De Ligt? Sì, non mi ricordo. No, forse era un Betancur, forse Betancur. Sai, non ricordo. Non ricordo, chiediamo a Claudio che molto simile. L'unico errore che mi ricordo così, brutto, ma non era nemmeno simile, mi ricordo una ronica in un Napoli-Torino 1-3. Ah, era Betancur-Porto-Juve. Betancur-Porto-Juve. Invece okay. Ultimamente con chi ha recuperato il pallone lì al limite dell'area? L'ha fatto contro l'Ajax in casa. Con l'Ajax a Napoli, sì. Ah, io mi ricordo pure Tonino, un amico mio che giocava con noi. Una partita fece così, esatto. Sì, Antonio, di dire come esultava Vincenzo le partitelle. Michele è bravo però, Noi stiamo parlando di te, abbiamo parlato prima di come tu, il tuo stile di gioco, barre centro basso, mobilità e fisico. Insomma. Come, insomma, però su quale dire, delle tre cose, mobilità o fisica? Quale è la palla? Baricentro. Su baricentro. Bariperiferia va bene. Su periferia. Su bariperiferia, esatto. No, Vincenzo è forte, ragazzi, è forte. Sì, Vincenzo è vero. Anche se il nostro bomber, più che bomber, la nostra punta di diamante. Il nostro Garrincia Emanuele Bernardo. Ma Garrincia. Emanuele Bernardo, che adesso ci inquadrerà lo schermo, perché c'è prima l'occasione dell'Arabia Saudita fallita, pochi istanti prima del 2-0 proprio della Polonia. Lo rivediamo, aspettate subito, ve lo recupero sempre dalle stories live dallo stadio, esce veramente di pochissimo, e poi c'è l'esultanza al gol della Polonia dallo stadio live, questa l'esultanza con Lewandowski che in quell'angolino fa la sua esultanza e tutti che lo vanno ad abbracciare nel momento del 2-0 molto importante, devo dire. Sì. Che per tornare un po' a parlare di questo mondiale, degli azzurri impegnati qui, questa vittoria obbliga il Messico a fare il risultato stasera. Perché però, adesso la classifica ma anche l'Argentina. Anche l'Argentina. Chiaramente anche zero. Basta un pareggio. Messico 1-3-3. Polonia 4. Si sta materializzando quello che dicevamo l'altra volta di Riccardo. Cioè biscotto anticipato tra Polonia e Messico. Perché? Perché adesso basta che il Messico pareggi stasera e la prossima contro l'Arabia vince. E la stessa cosa fa la Polonia poi contro l'Argentina, fanno 5-5-3-2 e quindi però passano Polonia e Messico. Però deve pareggiare stasera contro l'Argentina. No, deve poi pareggiare anche la Polonia contro l'Argentina. Deve pareggiare poi la Polonia contro l'Argentina, sì. Che non è così facile, non lo so. Io ne parlavo oggi di questo. Mi sembra un strano che Messico e Polonia abbiano affrontato quella prima gara con la volontà da entrambe le parti di pareggiarla spudoratamente, senza attaccare troppo e senza metterci troppo. Mi sembra strano perché in effetti se una delle due vinceva quella partita o ci metteva qualcosa in più per vincerla, era matematicamente passata. Sì, la Polonia vincendo col Messico e vincendo oggi era già passata, sì. Era già agli ottavi. Comunque posso dire due cose. Beh. La prima in merito ai tifosi, ieri veramente... 2 minuti della mia vita dedicati alla partita del Qatar, e ho visto che non c'era gente, eppure questi giocavano in casa. È vero, giocavano in casa e c'erano spalti vuoti. Veramente spalti vuoti, a differenza di oggi che si vede un bel colpo d'occhio dagli spalti. La seconda è che quando inquadrano Manuel e Vincenzo, la scenografia dietro mi dà molto da night. Colpo grosso. Esatto, molto colpo grosso. Fa un po' colpo grosso. Molto anni 80. Chissà chi, secondo me viene Biagio Barone e fa cin 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 cin. Là sì che si toccherebbe il fondo, amici. Biagio, sto scherzando, non lo fare. Io recupero. Biagio, sostanzioso recupero. Adesso potremmo l'hanno scommettere fatta anche sul recupero. Sì, dai. 8 minuti. 8 minuti, dico allora 9. Dico 9. Dico 10 allora, dai. Io dico 7. E io 7 anch'io. Qualcosa in meno. 7, 6, 3 o 4. Alto 77esimo gol con la Polonia per Lewandowski. È il primo. Solamente il primo ai mondiali. Ma vedi un po' queste statistiche curiose. Che fa Manuel? Ma dice sempre uno in meno di Vincenzo Iaquinta. Quindi, sì, esattamente. Quindi Zielinski e Lewandowski hanno lo stesso numero di gol al mondiale. Claudio, vuoi chiedere, cioè, chiede se Claudio vuole la pizza ancora? No, io aspetto, sono in transagonistica, preferirei aspettare il fischio finale. Spera nella rimonta della rara. Spera, occhio, è qui che... Preferisco aspettare il fischio finale e tranquillizzarmi, come Iple in Uruguay-Corea, una partita bruttissima. Iple era molto galvanizzato. La sua nazionale almeno c'era al mondiale. Beato lui. Quasi ingozzato, perché era veramente intenzionale. Iple, devi mangiare la pizza in diretta.
un po' come Lisa Simpson, sono tutti i tifosi dell'Argentina, che sai, io amo questi meme da Twitter, sono quasi in attesa, lo so, ma diciamo da... ti ho capito. Bella questa. E quindi è carina, sì, simpatica. Sì. Certo, stasera si può davvero rischiare per quanto riguarda l'Argentina, occhio qui all'Arabia Saudita, rischia grosso l'Argentina, parliamoci chiaramente, se non vince stasera è con un piede e mezzo fuori dal mondiale. Se pareggia stasera rischia assai. Sì, se non vince è davvero con un piede e mezzo fuori. Sarebbe davvero una beffa, cioè l'ultimo mondiale di Messi con l'Argentina fuori ai gironi. Sarebbe clamoroso, però vediamo, in tanti stanno dando per morta. Poi crollerebbe, Ricky, crollerebbe anche il sogno di tutti quei tifosi napoletani che dicono questo è l'anno del mondiale all'Argentina. Sì, l'86 infatti fu... No. Fu il double? No, 86 giugno, poi 87 poi Subito dopo. Vabbè, nel senso che poi dopo, iniziò la stagione dello scudetto con il mondiale. Vince prima il mondiale dietro, perciò dicevo lo stesso. Sì, sarebbe propedeutico, va, diciamo così. Cronologico. Ma io invece sarei più contento in un mondiale vinto da una squadra, sai, a sorpresa, perché è un mondiale strano, atipico, il primo mondiale in Medio Oriente, primo mondiale con 8 stadi in una sola città, primo mondiale d'inverno e bla bla bla, ok? Quindi un mondiale vinto da una squadra che magari non è la solita nazionale, una Champions vinta da una squadra che non è la solita squadra blasonata italiana, è un campionato vinto da una squadra che non lo vince da 30 anni, cioè che non è... Ci sta, occhio qui. Okay. Questo ne fa due. Oh, mamma mia, vabbè, qui l'avrebbe meritato. È divorato qua Leva, ha voluto fare lo sborone, come dicono in gergo. No, ha provato lo scavetto al portiere in uscita. Vabbè, ma lì, dai, troppo. Ma la colpisce forse anche male. Ma sì, ma hai spazio per piazzarla col portiere in uscita. Invece, vedi, qua c'è spazio, il portiere ancora deve uscire. Volete vedere anche piazzare questa palla prima di fettere. Volete vederlo l'errore che ha portato al 2-0 di come no? Facci vedere questo capolavoro dell'impostazione tecnica tattica. Eccolo qui, sempre dallo stadio, il passaggio al difensore centrale. Ciao. Mamma mia cosa fa. E l'esultanza di tanti. Sì. Questo cammina col triciclo, Michele, non cammina più il Rolls Royce. Sì. No, questo è veramente non camminerà proprio più. Comunque, non nel senso che no, ma no, non peraltro, cioè nel senso che Claudio, posso fare il cattivo? È uscito Zielinski, gioca meglio la Polonia. No, è proprio cattivo. Va bene così. No, aspetta, è vero o no? Non è che è cattivo, ragazzi, ma detto una verità o no? Ha segnato, ragazzi, scusatemi, guardate il recupero. A verticale 7. Io oggi ho indovinato tutto. Stasera vado, non so, a Monte Carlo, esatto. A Monte Carlo e torno. No, ragazzi, più che altro la mia era una provocazione. Ovviamente Zielinski ha fatto il primo gol, il gol che ha sbloccato la partita. Però, come dicevamo poco fa, la Polonia gioca male con questo sistema di gioco con Zielinski dietro le due punte. Quando è entrato un calciatore con caratteristiche diverse, forse è stato un po' più a suo agio la Polonia. Un pochino, per dirti, il Napoli di Gattuso, che doveva giocare per forza con Osimhen e Mertens insieme, e poi è arrivato lo scatafascio proprio perché dovevi farli giocare insieme. La squadra non girava. Probabilmente mette anche il fatto che l'Arabia Saudita comunque si sia dovuta spingere in avanti, aprendo spazi, calando chiaramente da un punto di vista fisico. Questo, sì. Forse con qualche spazio in più pure Zielinski avrebbe giocato meglio. Cioè, metti sull'azione adesso di Lewandowski che si è divorato il 3-0. Lì può arrivare Zielinski a sostegno e magari adesso parliamo della doppietta. A me va benissimo che giochi mezz'ora in meno, sempre perché voglio portare il Napoli davanti a qualsiasi cosa riguardante il mondiale, però è chiaro che un giocatore come Zielinski va messo anche in ritmo e forse giocare in qualche metro più avanti non è che gli faccia in questo momento bene. Concordo e dico di più. Se l'allenatore, l'esattore delle tazze, è un amico, quindi me lo consentite. Lo possiamo chiamare così, dai. No, me lo consentite, lui assomiglia molto a Gennaro Montore, a Palomella. E che anche lui è un amico, salutiamo. Esatto, quindi salutiamolo. E l'allenatore della Polonia, se mette fuori squadra Zielinski perché magari non ha reso, siamo ancora più contenti. Se non giocare più,
siamo ancora più contenti. Meno male che Michele mi ha capito. Insomma, la mia provocazione, mi auguro che arrivi proprio a chi di dovere. Sì, hai capito. La Polonia con Zielinski gioca male, teniamolo in panchina, nonostante abbia segnato. No, cioè, se non lo fanno proprio giocare più. Ma io direi, guarda, io ieri volevo mandare un messaggio anche all'allenatore della Corea, perché tra i cinque il peggiore è stato Kim del Napoli, tra i cinque Kim in campo, cioè veramente. Ma voi la sapete la storia, che l'allenatore diceva: Kim, marca Suarez. Effettivamente. C'era dopo portiere, ha detto: mister, non è solo portiere. Cioè, non so se l'ha sapevate questa cosa. Ma infatti hai fatto bene a non scrivere di togli Kim, perché altrimenti lo togli un altro. 5 di loro, esatto. No, io ero proprio dire Kim del Napoli. 4 minuti al termine, anzi qualcosina in meno, 3.50. Oh, però alla fine bella partita, no? Ah, ci siamo divertiti. Sì, no, bella la più divertente che ho visto qua in fino studio. Fino ad ora sì, devo dire la verità. Vabbè, sì, diciamo sì, alla fine sì, cioè, perché non pure è stata una bruttissima Corea partita. Uruguay in campo, non è che hanno fatto Corea Uruguay è la miglior partita della storia dei mondiali, dai. Diciamo che non ha vinto l'Argentina, però Arabia Argentina non è stata malissima. No, lì è più lo shock, però sì, per quanto avendo diciamo lo studio tutto pro Argentina era anche complicato poi. Tutto al biseleste. Questa invece tra gol, due rigori sbagliati, pali, occasioni magari non indimenticabile, però un po' più divertente rispetto alle altre, questa sicuramente. Ma come fate a scegliere poi le partite di quando dovete commentarlo? Cioè perché quelle aspetta, vediamo se indovini. Perché non avete seguito, per esempio, la partita di questa mattina delle 11 che avete fatto vedere solo Australia? Esatto, perché Tunisia, Australia, perché non l'avete fatto? Perché? No, dico perché è andato. Dove? Perché è troppo presto, troppo presto. Okay. Ieri sera Claudio non si è fatto tardi, ma guarda solo stava a ballare, quindi era semplicemente questo. No, quindi e poi anche perché in Polonia c'è un giocatore del Napoli, quindi che ha segnato pure, finalmente. Si chiama Piotr Zielinski. Che pure potrebbe essere un gioco nel Napoli, sì. Esatto. A proposito, Vincenzo, poiché dobbiamo clippare, vuoi fare finta che ha segnato adesso Zielinski? Esulti, così va bene? Va benissimo. Ti è piaciuta come clip, Manu? Sì, insomma, però possiamo fare di più. Mettiamo qualche effetto, dai. Mettiamo qualche effetto. Questa su YouTube va fortissima. Anzi, a proposito, iscrivetevi al canale YouTube Calcio Napoli 24. Facciamo anche cose serie, non vi preoccupate. Non so. trasmissioni così ilari una volta finito il mondiale, però il mondiale o lo prendi così senza Italia oppure attenzione qui ancora in tre provano a calciare, niente, non glielo dà nulla. Quindi iscrivetevi al canale YouTube di Calcio Napoli 24, lasciate anche un like alla diretta, seguite Calcio Napoli 24.it, scaricate l'applicazione, insomma tutto quello che puntualmente vi ripetiamo. Un minuto e mezzo al termine di questa partita, possiamo dirlo, primi tre punti al mondiale per la Polonia, che sale quindi a quota 4 la Polonia, 3 l'Arabia Saudita, 1 il Messico, 0 l'Argentina. È chiaro che manca una partita ovviamente. Qui questa sera mi hai dato anche l'assist perfetto dalla Tom Baker per Oliver Hutton, non che sia io Oliver Hutton. Questa sera a partire dalle 19.45 ci sarà la live reaction sempre in diretta su Calcio Napoli 24 TV e sul nostro canale YouTube di Argentina-Messico, partita fondamentale per l'Albiceleste. Si affrontano Messi da una parte e Lozano, mi fa quasi strano ammetterli, però è un dato di fatto. Tra l'altro forse la prima partita emozionante finora. Sì. È un dato di fatto, se no non sicuro, sicuro. 0-0, ovviamente, Claudio, andiamo qua tra poco. Tra l'altro vedevo anche Manuel il fatto dell'incendio, cioè si gioca, siamo sicuri? Sì. Pare di sì. E, no, okay. Per dirvi che ci sarà ospite il Pampa Sosa con noi questa sera, quindi non perdetevi la nostra diretta, la nostra live reaction con Ciro Novellino. Nell'esordio di quest'ultimo passaggio è fatto alla Tom Baker, pensate che si chiamava Tom Baker lo stadio. Alla Tom Baker Arena. Esatto, alla Tom Baker. Sto facendo dedicato Magari. Perdon, ma in Olli tu che sei... Ragazzi, devo salutare Drake che ha detto, io mi sono iscritto, ho messo like, ho commentato e neanche un ciao. Ciao Drake. Ciao Drake. Grazie. Ma quel Drake. Grande rapper, proprio Drake. Drake. Ci ha scritto in italiano, ha tradotto. È terminata, ragazzi. La Polonia vince 2-0. Quindi finisce qui in rete Piotr Zielinski e Robert Lewandowski. Guarda come è cattivo il CT dell'Arabia Saudita. Jamie Lannister. È identico l'allenatore della
dell'Arabia Saudita, quindi prima vittoria al mondiale 2022 per la Polonia, che quindi balza in vetta alla classifica. Cioè, abbiamo, sì, anche è lui. Abbiamo anche Jamie Lannister, abbiamo anche il CT della Polonia in versione medievale. Eccolo qua, il CT, della, il CT dell'Arabia Saudita, Renardo Jamie Lannister, ragazzi, identico, è impressionante. Allora. Non è riuscito questa volta nell'intervallo a scuotere i propri giocatori. Che stavi chiedendo? Anche se lì sembrava più un Nicola Ventolo. Un vecchio, un il capello lo prima versione. Che mi volevi chiedere tu di Olly Benji? Ma c'era un giocatore di Olly Benji Mancino per Alessandro Marrazzo? Ah, uno dei due gemelli. C'è uno dei due gemelli. Almeno uno dei due gemelli. Tra l'altro pure Marrazzo c'ha il gemello, giusto? Ah, pensavo avesse un solo dente in bocca. Il gemello di Marrazzo, scusate. Scusa, non ha un fratello gemello? No, però calcisticamente non lo so se è il fratello di Ale. Vabbè, però fai il gemello di Derrick, tranquillamente. Dobbiamo trovare un giocatore anche per lui. Che poi, ragazzi, voi lo sapete, cioè, penso di sì, sicuramente, i gemelli erano figli dell'ispettore. Giustamente. Sì. Che ore sono fatte qua? Le 2 e 4? Le 16, quali due? Sono le 16.05, terminata anche sta live reaction, l'abbiamo fatta, finalmente. Claudio Russo può mangiare la pizza. Io sto cercando pizza. Di portarla lunga per non far mangiare la pizza. Pizza. Però in realtà, 4, in realtà ho Claudio adesso si alza e esce con la pizza. No, vabbè, manteniamo un pizzico di serietà professionale. Arrivato c'è il caffè, momento, c'è il caffè però, dai. Si sarà fatto freddo, quindi è arrivato il momento di chiudere. Abbiamo vissuto, come sempre, con lo spirito che ormai contraddistingue Napoli mondiale, anche questo Polonia-Arabia Saudita 2-0, ha segnato anche Piotr Zielinski, abbiamo preso tutto quello che c'era da indovinare come risultati ed altro. Sarà la prima e l'ultima volta, ragazzi, quindi non seguite più i nostri pronostici. Ringraziamenti doverosi, ovviamente. Michele, quando ci ritroviamo? Ragazzi, stavo guardando le partite, settimana prossima c'è qualcosa di interessante per divertirci insieme, se volete. A me è veramente la partita più ignorante settimana prossima, qua, ragazzi. Quella proprio più sì, Ghana, Corea del Sud, qualcosa col Camerun. Esatto. Camerun Serbia, però si prendono a schiaffi, cioè. Camerun Serbia, sì. Camerun Serbia è quella più cattiva. Insulti a Gogo. Lunedì mattina ore 11. Ghana, Corea del Sud è quella più ignorante, sì. Aspetta, però mi sono divertito, ragazzi, e confermo quello che ho sempre pensato di Calcio Napoli 24. L'ho detto in diretta all'inizio, l'ho detto anche in privato, per esempio a Vincenzo. Complimenti di vero cuore, perché fate un grandissimo lavoro, e anche da parte mia il consiglio è quello di seguire Calcio Napoli 24, di scaricare l'app, di seguirli in streaming sui portali social, che fanno un grande lavoro non solo legato al Napoli ma a 360 gradi. Davvero di cuore, complimenti. Grazie, ragazzi. Grazie Michele. Ti ringraziamo di vero cuore, così come ringrazio di vero cuore, purtroppo l'Arabia Saudita ha perso, ma ce ne faremo una ragione. Claudio Russo, grazie. È ancora in lotta per la qualificazione, dai. E grazie purtroppo a te, Riccardo, la pizzetta, e poi si è fatta giusto. Ci sarà per la prossima partita, non ti preoccupare. Resta qui anche per stasera, probabilmente. Grazie. Come oggi, come ti presento? Vincenzo. No, me lo conosco. Signori, Ovaglione Robar. Ovaglione Robar, Vincenzo Credere. Grazie a Vincenzo. Grazie a te, Riccardo. Grazie soprattutto per la pizza. Perciò di il caffè che tra poco berremo. Grazie a Manuel Guardasole. Tu, meno male che ci sei tu. Grazie a voi. Drake chiude anche lui salutando. Ci scrive su YouTube: ragazzi, oggi mi state facendo pariare. Fatele sempre così, sono risate. L'obiettivo è proprio questo. Ma guarda, io questo format, secondo me, lo portiamo anche per le partite del Napoli, vi dico. Sì, sicuro. Lì è la fine. Sicuro. Lì possiamo anche bruciare i tesserini che abbiamo faticosamente preso. Grazie a Emanuele Bernardo in cabina di regia, a Biagio Barone, a Vittorio, grazie a te Emanuele che in cuffia mi fai sempre queste dediche sdolcinate, grazie a Vittorio Bernardo, davvero grazie a tutti voi che ci avete seguito. Proseguo quella che è la programmazione di Calcio Napoli 24 TV, vi ricordo questa sera a partire dalle 19.45 in diretta live reaction di Argentina-Messico con il Pampa Sosa negli studi di Calcio Napoli 24 insieme a Ciro Novellino, tanti ospiti, quindi non perdetevi questa sera il secondo appuntamento quotidiano di Napoli Mondiale. Un grazie e un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Buon pomeriggio e buon weekend.